scientifico, diciamo, standard, cioè abbiamo tre cercatori, ma è stato però, un progetto europeo finanziato dalla Unione Europea che però aveva come target, ragazzi, soprattutto la formazione degli adulti. Quindi in questo caso diciamo, l'obiettivo è stato quello di delineare i contorni di questo fenomeno di cui adesso vi parlerò, dell'economia della condivisione dell'Unione Italiana, scelte economiche, per capire i contorni e capire gli ambiti di diffusione di questa di questo apparente nuovo modello di economia e capire soprattutto quali prospettive e quali si aprono per le società, soprattutto per l'economia e soprattutto in ambito umano. Come vedete, è l'esempio conclusivo di questo progetto. Qui, ma anche all'ingresso e comunque potete andare sul sito del progetto, sono state realizzate 4 guide che hanno avuto per tema la prima identificazione del fenomeno di scambio e in particolare il focus è stato sulle buone pratiche della condivisione, l'identificazione del fenomeno, l'identificazione delle buone pratiche a scala europea che sono state individuate come buone pratiche dell'economia della condivisione. La seconda guida parla di creative problem solving e di programmazione neurolinguistica. Quindi queste sono delle tecniche utilizzate per stimolare la creatività di ciascuno e per la generazione di nuove idee e questo sono delle tecniche che sono utili o se ci sono sembrate utili da agganciare a questo tema. Terza guida, anche qui sono delle metodologie come il Broad Café e l'Open Space Technology, anche qui sono delle modalità meno strutturali, più collaborative, più condivise per generazione di nuove idee, per favorire la partecipazione degli stakeholder nelle decisioni pubbliche. Infine l'ultima guida è stata, diciamo, quella un po' più innovativa, perché abbiamo selezionato delle esperienze a scala locale, cioè ciascuno dei partner del progetto ha identificato delle esperienze, una o più esperienze nel suo contesto di riferimento e a partire da queste sono stati dati dei suggerimenti per rendere queste buone pratiche sostenibili e in qualche modo, passatemi l'espressione anche se non è effettivamente replicabile in altri contesti. La ricerca, io ho coordinato la ricerca ma con me hanno collaborato e voglio ringraziare esplicitamente la dottoressa Sandra Iosca che è qui e la dottoressa Rettolino che avete incontrato, che sicuramente conoscete anche per altri motivi. Devo dire che il progetto è capitato in un momento in cui si parla molto, cioè la sharing economy è entrata nel dibattito pubblico ed è sull'agenda sia di chi fa le politiche e quindi un tema di estremo interesse. Di che cosa però stiamo parlando? Io quando chiedo ai miei studenti che mi hanno invitati a venire, ho detto non sapete che cos'è la sharing economy, che cosa vi dice questo termine, che cosa mi hanno detto, insomma, erano tutti un po' perplessi. Io ho scritto in due parole per dirlo in maniera, diciamo, esplicita, un modello economico fondato su pratiche di condivisione e collaborazione tra pari, punto centrale è l'esistenza di una piattaforma. E questo modello economico ha come obiettivo quello di valorizzare
sociale. Questa è la definizione, diciamo, che diventa passata dell'economia della condivisione, una sharing economy. Adesso vediamo che cosa si intende, che cosa condividiamo. Condividiamo sicuramente, come avrete, se vi parlo di car sharing, di bike sharing, queste forme di economia condivisa, queste pratiche voi conoscete, vero? Cioè, prendo la bici o la macchina da una posizione nella città, la rilascio da un'altra parte, qualcun altro utilizza lo stesso bene, diciamo, nella stessa giornata, anche di più. Quindi possiamo condividere beni fisici, per esempio i mezzi di trasporto, per esempio strumenti di lavoro, tipo esempio è il trapano, un oggetto che noi utilizziamo, che compriamo, quindi questo modello dell'economia condivisa si pone in contrasto o si differenzia molto dal modello a cui siamo abituati, cioè noi compriamo i beni, abbiamo la proprietà privata di questi beni e spesso però questi beni sono privatizzati o sottofinanziati. Uno degli obiettivi, diciamo, di queste pratiche di condivisione è stato quello di utilizzare al meglio queste capacità e queste risorse che spesso rimangono sottoutilizzate. Però attenzione che faccio, poi farò una precisazione che mi sembra ovviamente necessaria. Condividiamo anche prodotti digitali, condividiamo spazi nelle nostre case, cioè affittiamo le nostre case di vacanze, oppure addirittura stanze nella nostra abitazione, condividiamo luoghi di lavoro, infatti si parla molto spesso di co-working o altri esempi sono quelli che riferimento alla fabbricazione digitale, per esempio, ma, e queste sono le forme che ci interessano, almeno da sociologa che interessano di più, diciamo, condividiamo tempo, competenze, idee e qui abbiamo trovo anche qualche esempio. Queste sono le forme, vero, ragazzi, quelle più, parlo soprattutto gli studenti qui presenti, sono gli esempi più conosciuti, voi sapete che cos'è Airbnb, vero? Cioè è una piattaforma che consente di affittare gli spazi nelle proprie abitazioni. Conoscete BlaBlaCar? BlaBlaCar è il signor Pasquinelli, il dottor Pasquinelli tornerà a Milano, magari ha la sua macchina e invita qualcun altro a fare lo stesso tragitto insieme a lui. Chiaramente la cosa importante adesso lo dico, si tratta di forme diverse, cioè tutte quelle che appaiono nel panorama sono tutte sotto l'etichetta di sharing economy, ma sono cose un po' diverse tra di loro e adesso lo vedremo. Anche qui è solo una schematizzazione, noi possiamo diciamo avere forme di consumo collaborativo, quindi come dicevo il B&B sono forme di consumo, lo scambio di cibi a Bari, sta per nascere forse un'altra già un'iniziativa sullo scambio di cibo, di vestiti, di casa, no? Quindi consumo collaborativo, abbiamo anche produzione collaborativa, sono appunto questi spazi di cui vi parlavo, i co-working, invece di lavorare tutti a casa perché le nuove forme di lavoro magari ci spingono ad essere individualizzati e soli, ci sono invece degli spazi dove noi andiamo a lavorare condividendo esperienze, competenze con altri soggetti che fanno altre cose, ma diciamo un aspetto positivo sarebbe quello di entrare e di sviluppare socialità anche. Ci sono forme di esperienze di apprendimento collaborativo, c'è l'area della finanza che noi non abbiamo toccato, che vuol dire in questo studio è molto interessante, la finanza collaborativa, quindi il crowdfunding. Per esempio, vi cito soltanto che uno dei libri che nelle classifiche ha scalato tutte le classifiche, quello libro sulle storie della
qualcuno dei nostri relatori sicuramente ci parlerà, e sono appunto esperimenti di condivisione e partecipazione soprattutto per quanto riguarda le amministrazioni. Allora, per quanto riguarda, devo dire, io sono una sociologa, no? E in questo, cioè, perché noi siamo interessati a questo tema? Perché naturalmente qui si, insomma, diciamo, la parte della teoria non al solito viene fatta dall'economia, si parla dell'economia collaborativa. Diciamo, la sociologia, perché è interessata a questo? Perché l'economia della condivisione sembrerebbe, produrre cambiamenti nelle pratiche e nelle forme di produzione, di scambio, di consumo improntate alla relazionalità, alla reciprocità. Cioè, dalla nostra prospettiva, quello che è interessante è che c'è una discontinuità rispetto al modello, diciamo, dell'economia dominante, mainstream, si dice, e queste forme farebbero rientrare in gioco gli spazi della relazionalità, della reciprocità, del rapporto tra, diciamo, dell'interazione diretta fra soggetti. Io qui devo citare necessariamente, non so se gli studenti hanno mai avuto modo di confrontarsi con questo autore, questo studioso che si chiama Carlo Polani, il quale individua nella reciprocità delle, una modalità importante di, diciamo di, come dire, reperimento di beni e servizi, che però viene fatto in contrasto con le modalità dell'economia classica, diciamo. Ora però io devo anche dire, quindi è vero che si aprono degli spazi importanti che la sociologia vuole investigare, però devo anche dire che il discorso sull'economia condivisa è estremamente ambiguo, perché molti studiosi fanno rilevare come, per esempio, non possiamo dire che Uber una modalità di condivisione che apre la prospettiva della relazionalità e della reciprocità. Cioè, io affitto una macchina tramite una piattaforma, anzi quella è la forma forse più disintermediata, no? Possibile quella forma lì non potrebbe o non dovrebbe rientrare nell'economia condivisa. E quindi, diciamo, ci sono pratiche che rientrano invece appieno nell'economia di mercato. È anche ambiguo questo discorso, perché alcuni studiosi si sono, hanno messo in evidenza, per esempio, una cosa a cui non pensiamo molto, e cioè come si lavora, chi lavora per queste piattaforme, come lavora. Quindi si parla di pratiche di sfruttamento, di individualizzazione, ma questo è un tema, diciamo, che non possiamo affrontare oggi sicuramente. Torno solo un momento e poi lascio anche la parola agli altri relatori. Questo è lo schemino che vi fa capire come alcune pratiche, come quelle, per esempio quelle for profit, cioè quelle improntate alla la realizzazione di profitto, e, come per esempio, quindi, come dicevo, il B&B, sono forme però orientate al profitto. La cosa che a noi ci interessa, immagino, e credo interessi gli altri relatori, il punto, diciamo, comune è questo primo. Insomma, saremmo interessati molto a questo primo rettangolino, quadratino, laddove ci sono forme di relazione tra pari non orientate al profitto, ma dove vengono scambiati beni relazionali. Diciamo, questo credo sia il punto centrale che va, su cui dovremmo discutere oggi. Io vi illustro la struttura della giornata, cioè come abbiamo pensato di
questi temi, cioè i nostri ospiti sono chiamati un pochino a discutere di questi temi con noi, farci riflettere sulle potenzialità e i limiti di questo modello, cioè che cosa ci sta prospettando, soprattutto nelle aree urbane, laddove si concentrano, diciamo, si concentra la popolazione e dove si concentrano maggiormente queste pratiche. Io passerò fra breve la parola a Piero D'Argento, che è la persona che si sta muovendo davanti a me, e avremo come ospiti il dottor Pasquale Buonasora, che ci parlerà del laboratorio Lapsus, e il dottor Sergio Pasquinelli, che è dell'IRS di Milano, che è l'Istituto di Ricerca Sociale di Milano, e poi si unirà a noi, adesso ancora non c'è, il dottor Flaviano Zandonai. Io cedo la parola, quindi invito tutti a venire qui e a Piero D'Argento a coordinare questa discussione sull'economia condivisa. Spero che la cosa vi sia di interesse, e ovviamente, ragazzi, intervenite, fate domande se siete sollecitati da qualsiasi, diciamo, spunto possa venire fuori dalle relazioni. Vogliamo che questo dibattito sia aperto e utile per tutti voi e per tutti noi per approfondire alcuni temi. Grazie. Buongiorno, allora invito qui sul palco il dottor Pasquinelli, Sergio Pasquinelli dell'IRS, Pasquale Buonasora di Lapsus, e Flaviano non è ancora arrivato, no? Ok, arriverà tra un po', ci raggiungerà. Allora, adesso abbiamo tre interventi che ci aiuteranno molto, io credo, conoscendo un po' i relatori, a approfondire alcune delle questioni che Lidia già nella sua premessa, nel suo intervento ha toccato. Il tema della sharing economy è diventato un tema mainstream, un tema di cui si discute tantissimo nel dibattito pubblico e anche da un po' di tempo nelle politiche pubbliche. E ospite della nostra giornata più tardi sarà la dottoressa Anna Maria Candela, che è dirigente della Regione Puglia, che proprio in questi giorni sta con le sue collaboratrici e colleghe funzionari della Regione, che peraltro sono qui presenti, sta presentando in giro per la Puglia, giovedì c'è un appuntamento a Monopoli, un programma dell'assessorato regionale al welfare sul tema dell'innovazione sociale, programma regionale per l'innovazione sociale. Le pratiche e i principi della sharing economy fanno parte di questa grande area di riflessione, interessi, di politiche pubbliche che si chiama innovazione sociale. E non è un caso, anzi una felice coincidenza, il fatto che nella prima parte dell'attuazione di questo programma regionale il tema del welfare collaborativo e della sharing economy più in generale sia una delle priorità del lavoro che l'assessorato al welfare sta promuovendo. E quindi, come dire, stiamo proprio nel pieno, cioè la tempestività del nostro lavoro, di questo evento, è un elemento di coincidenza interessante in più. Perdonate questa voce, ma gran parte dei presenti qua, Pasquale in primis, siamo un po' raffreddati. E un'altra delle cose importanti che ha detto Lidia nella sua premessa, nella sua introduzione, è questa ambivalenza strutturale di questo tema della sharing economy. Leggevo ieri, mentre prendevo qualche appunto per questa giornata, il lancio che Marta Mainieri ha fatto della terza giornata, del terzo appuntamento di Share Italy. A Milano ogni anno c'è l'appuntamento importante, forse l'appuntamento nazionale forse più importante sul tema della sharing economy, in cui si fanno riflessioni, si condividono esperienze, pratiche, sviluppi, numeri, monitoraggio anche sulla diffusione delle piattaforme. E questo evento si chiama Share Italy. Proprio ieri c'è stato il primo lancio del prossimo Share Italy, e nella presentazione curata da Marta Mainieri, che è una delle autrici di riferimento della sharing economy, sui temi della sharing economy in Italia, ha pubblicato un libro, forse uno dei primi, che si chiama Collaboriamo, che ha avuto un discreto successo e ha contribuito a diffondere questo tema nel dibattito nazionale. In questo lancio lei scrive che
diciamo, la scenica comedy si dibatte tra queste due dimensioni, tra queste due anime. Da una parte, ecco, lo dico, lei non dice così, lo dico io, il capitalismo che si riorganizza, no? Uber è un'impresa capitalistica che sicuramente, come diceva Lidia, non rinvia a modelli di sviluppo economico diversi da quelli che hanno dominato l'economia dell'Occidente e del pianeta per tutto il secolo scorso e per buona parte dell'inizio di questo nostro secolo, e che hanno contribuito in maniera significativa a creare non pochi problemi con i quali noi ci troviamo oggi a fare i conti: la disoccupazione giovanile al 50%, la crisi finanziaria ed economica. Quindi da quel punto di vista si tratta di piattaforme evidentemente che sfruttano la circostanza che lo sviluppo digitale ha portato a connettere tra loro le persone in una maniera del tutto nuova rispetto a 40-50 anni fa. Come vedete, tutti quanti abbiamo in mano, impressionante certe volte, isolarci dal contesto e guardarci intorno, anche alla fermata del bus o fuori dalla scuola prima di entrare al mattino, no? O anche qui, mentre io parlo, molti di voi ce l'hanno in mano, questo affare con il quale siamo tutti iperconnessi, una grande comunità virtuale, no? E non ne possiamo fare a meno, non è una cosa della quale anche chi di noi assume un atteggiamento critico nei confronti dell'esperienza di connessione, no? di consumo frenetico, di connessione, non può farne a meno, perché ormai siamo completamente immersi. Quindi alcune di queste piattaforme sfruttano questa iperconnessione nella quale tutti quanti siamo immersi e la utilizzano per proporre attività economiche sulle quali c'è bisogno, spesso si fa business, si fa impresa. E, dicevamo prima, chiacchierando un po' velocemente con Sergio, i modelli di business che accompagnano le esperienze di impresa collaborativa, di sharing economy, sono tipici, sono pochi, sono quelli. Il principale è la percentuale sul traslato, no? Cioè BlaBlaCar funziona così: io chiedo il passaggio, c'è una tariffa di riferimento, una parte percentuale di questa tariffa va alla piattaforma. Di solito questa percentuale è molto bassa, si tratta di 1-2 euro. Quindi una delle prime cose che possiamo iniziare a dire è che per chi pensa alla sharing economy come un modello di business, uno dei punti di riferimento della riflessione non può che essere la creazione di una community molto ampia. No? BlaBlaCar ormai credo che abbia raggiunto gli 8 milioni di utenti, e capite che fare business con la percentuale su un traslato necessita di una community molto larga. Gli altri modelli di business sono anche molto, diciamo, più contenuti, se così possiamo dire: l'advertising, la pubblicità o la quota associativa. E capite bene che la quota associativa, diciamo, l'adesione a una piattaforma, a una community, che naturalmente per ragioni evidenti non può costare tanto, ci apre ad esperienze che non hanno nulla a che fare con le attività di business. Ne citavamo una che a me piace molto, mi piacerebbe farla fare, da avere tempo e modo, che si chiama BiblioShare, che è una piattaforma che condivide le biblioteche private dei cittadini, no? Cioè, immaginatevi in una città di Bari, dei cittadini aderiscono a questa iniziativa e mettono a disposizione in piattaforma le proprie biblioteche private. La professoressa Enrico ci avrà una biblioteca di sociologia ben nutrita. Immaginatevi tutte le professoresse, tutti gli studenti che mettono a disposizione in piattaforma la propria biblioteca. A me serve un libro di sociologia che magari non è nemmeno in commercio, perché poi ovviamente il consumo, la vita utile, se non sono best seller come quelli, per esempio, se non sono libri che hanno una vita naturale, diciamo, lunga, escono dal commercio. Se io ho bisogno di quel volume, in piattaforma lo trovo, vedo che ce l'ha Lidia a casa, glielo chiedo, sul cellulare, sullo smartphone di Lidia arriva il messaggino, c'è Piero che chiede il tuo libro, lei mi invita a casa, mi offre il caffè, facciamo una piacevole chiacchierata e poi prendo il libro. È evidente che questo tipo di esperienze non hanno nulla di Uber, di Airbnb e di BlaBlaCar, se non
diciamo, la condivisione del dispositivo di funzionamento. Quindi una prima considerazione che penso possa essere utile fare è che sharing vuol dire tutto il contrario di tutto, dipende da qual è il contesto nel quale questo strumento, questo dispositivo di funzionamento viene applicato. Può essere applicato in contesti di tipo associativo, di tipo culturale o anche di volontariato, e può essere invece un dispositivo oggetto di applicazione in contesti anche di impresa hard, diciamo, di impresa vera. Poi c'è uno specifico dell'applicazione delle pratiche collaborative ai servizi di welfare, che è la cosa sulla quale credo Sergio si soffermerà. Sergio Pasquinelli ha presentato, ha lavorato a una delle poche ricerche, questa mi diceva prima, ancora di tipo descrittivo, ma è già previsto un upgrade di tipo qualitativo, di cui ci parlerà, sul welfare collaborativo. L'applicazione dei dispositivi e dei principi di funzionamento dell'economia della condivisione al welfare non è automatico e scontato. Credo che Sergio su questo, no? Ci dirà qualcosa di più specifico di quello che posso dire io in premessa. Per esempio, uno dei temi più critici sui quali riflettere è la cosiddetta disintermediazione, no? Cioè queste pratiche trovano nella disintermediazione una delle condizioni di efficacia spesso del loro funzionamento e del loro successo. Nei servizi del welfare non sempre, non diciamo semplicemente, la disintermediazione può essere applicata. Perché? Perché i servizi del welfare fanno della qualità della relazione, del contenuto specifico della relazione, uno degli asset strategici, essenziali, strutturali del funzionamento dei servizi di welfare. Però io, sia perché non ne ho le competenze, sia perché abbiamo gli specialisti qui sul palco, lascerò a Sergio l'approfondimento su questo tema. Un'altra questione, che è quella che mi serve per introdurre Pasquale Bonasora, che è la mia destra, è quella relativa all'applicazione che possono avere i principi generali della sharing economy ai sistemi di regolazione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Ora, anche qui, il sistema tradizionale, che ancora ovviamente la sua ragione d'essere in modo forte e importante, di regolare questo rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, si fonda su uno dei principi che è strutturale dell'ordinamento amministrativo del nostro paese, quello che l'ABSUS chiama, Gregorio Arena, che Pasquale, ma solo la chiamano, il paradigma bipolare, cioè l'idea che l'amministrazione presuppone chi governa e chi è governato. Di solito chi è governato si trova in una posizione passiva, di destinatario dei servizi che la pubblica amministrazione produce direttamente o attraverso l'appalto di servizi, che naturalmente non ha nulla a che vedere con le questioni di cui ci parliamo, di cui ci stiamo interessando, di cui parliamo stamattina. Non sempre, non comunque, il paradigma bipolare è un modo di regolare questo rapporto che, per esempio, è in grado di valorizzare le risorse sottoutilizzate, no? Se il cittadino è mero destinatario di un servizio, le sue risorse, le risorse della comunità, per esempio le abilità o le competenze residue quando si tratta di un utente di un servizio di welfare, ma solo per fare un esempio, spesso sono marginalizzate, escluse dalla regolazione di quel rapporto. E invece nella società della complessità, con i problemi e la loro natura con i quali ci troviamo a fare i conti, le risorse della comunità, le risorse dei cittadini sono essenziali per contribuire a risolvere i problemi. In questa logica si è sviluppata, in attuazione anche di una riforma della nostra Carta Costituzionale che c'è stata nel 2001, con l'introduzione dell'articolo 118 nella nostra Costituzione del principio di sussidiarietà, si è progressivamente diffusa nel nostro Paese una pratica di amministrazione condivisa dei beni comuni tra pubblica amministrazione e cittadini, che si fonda su una corretta, sottolineo, interpretazione del principio di sussidiarietà. Questa è la pratica sulla quale da moltissimi anni lavora l'ABSUS, che è un'organizzazione, un'associazione che si occupa di cittadinanza attiva,
molto interessante andare a vedere il sito di Lapsus, che è www.lapsus.org, che ha promosso una diffusione prima culturale, poi di strumenti pratici di regolamentazione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, che si ispirano a questi principi, in particolare al principio di sussidiarietà. Anche in Puglia noi abbiamo, penso che lo dirà Pasquale tra un po', un certo numero di comuni che hanno approvato, compresa Bari, che hanno approvato il regolamento comunale per l'amministrazione condivisa dei beni comuni. Non è un caso che nello schema di regolamento, quello che si usa come base, che può essere modificato, quello che nasce da Bologna, perché Bologna è stata la prima città in Italia ad approvare il regolamento, uno degli articoli, se non sbaglio l'articolo 7, fa esplicito riferimento all'economia della condivisione e all'innovazione sociale come pratica. Quindi in qualche modo, come dire, facendo un richiamo esplicito al fatto che le pratiche di sharing economy trovano nella nuova regolamentazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini un'occasione per essere sviluppate. Mi fermo qui perché la mia era solo una velocissima breve introduzione che mi consente di presentarvi i nostri ospiti, aspettando che Flaviano Zandonai ci raggiunga. Quindi do la parola per primo a Pasquale Bonasora, che è il referente di Lapsus Puglia, chiedendogli di inquadrare un po' meglio di come ho fatto io il tema dell'amministrazione condivisa dei beni comuni, di spiegarlo e di illustrarlo, e anche, visto che ci sono molti studenti, di fare qualche riferimento ad esperienze concrete magari che si stanno sviluppando anche in Puglia, ma non solo in Puglia, in modo che possa essere chiaro che cosa significa amministrare in modo condiviso i beni comuni. Piero introduceva insomma il compito che Lapsus da qualche anno sta portando avanti nel nostro paese, che riguarda in maniera specifica il tentativo di esplorare e sperimentare sul campo le possibili forme di collaborazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione, in particolare gli enti locali. Un lavoro che nasce che prende spunto dall'introduzione nel 2001 nella nostra Costituzione del principio di sussidiarietà. Un principio, come piace dire a noi di Lapsus, di portata rivoluzionaria per la pubblica amministrazione in Italia, perché per la prima volta consente ai semplici cittadini, singoli o appartenenti ad associazioni, organizzazioni, di occuparsi di attività di interesse generale. Fino al 2001 attività, diciamo, esclusiva dello Stato in tutte le sue articolazioni. A partire dal 2001 invece i cittadini possono occuparsi di attività di interesse generale. Come traduciamo noi questa formula? Per noi occuparsi di attività di interesse generale da parte dei cittadini significa prendersi cura dei beni comuni, cioè quei beni che appartengono a tutti. E se appartengono a tutti è necessario che tutti se ne prendano cura. La cura di quei beni non può essere lasciata, diciamo, all'esclusività della pubblica amministrazione, anche perché, come vedremo, insomma, non ne sarebbe nemmeno in grado. Cosa significa prendersi cura dei beni comuni? Innanzitutto, cosa sono i beni comuni? Ci possono essere tantissime definizioni, però per noi un concetto essenziale nella relazione tra i cittadini e i beni comuni. Per noi un bene comune è quel bene che una comunità riconosce come tale, riconosce come essenziale per la propria identità, per la propria cultura, per la propria formazione, e quindi, riconoscendolo come essenziale, decide di prendersene cura. Questo per noi è il rapporto decisivo che esiste, la relazione tra i cittadini e i beni comuni. E quindi i beni comuni possono essere, diciamo, dal semplice spazio verde che abbiamo sotto casa, sino all'immobile abbandonato, o anche beni di natura immateriale, come può essere la storia di un luogo, come può essere il concetto di legalità. Quindi tutti questi beni possono essere oggetto oggi di un rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione
che insieme ne definiscono gli obiettivi di cura, le azioni da portare avanti per garantire che quel bene sia fruibile dal più alto numero possibile di persone e soprattutto sia possibile preservarlo e rigenerarlo per garantirne, diciamo, l'utilizzo anche alle generazioni future. Questo, diciamo, sul piano teorico è l'impostazione su cui noi di Lapsus cerchiamo di lavorare. Come concretizzare questi concetti giuridici e teorici? Diciamo che nel 2001 ci aspettavamo un'applicazione molto più consistente del principio di sussidiarietà. Per noi, diciamo, è stato per tanti studiosi, per tanta parte del mondo del terzo settore, l'introduzione di quel principio nella Costituzione sembrava potesse dar subito vita ad una pluralità di esperienze di costruzione di relazioni tra pubblica amministrazione e cittadini. Così non è stato. E ci siamo chiesti il perché. La risposta è stata che secondo noi, insomma, mancava uno strumento che facilitasse la traduzione concreta di quel principio, che in qualche maniera costruisse delle regole semplici che favorissero questo rapporto tra amministrazione e cittadini. E allora si è pensato di costruire un regolamento, non una legge, bensì un regolamento, proprio perché l'applicazione del principio di sussidiarietà ha per noi come luogo naturale quello del comune, dell'ente locale più vicino ai cittadini. E quindi per questa ragione si è scelto di costruire un regolamento, e lo si è fatto in maniera, diciamo, molto diversa da come in genere vengono costruiti i regolamenti negli enti locali. Chi ha avuto esperienza, diciamo, di pubblica amministrazione, chi ha avuto in passato esperienze politiche, saprà che di solito i regolamenti vengono scritti, diciamo, nel chiuso di una stanza da cosiddetti esperti che in qualche maniera cercano di tirar fuori delle norme applicative. Questo regolamento invece nasce per strada, letteralmente per strada. Nel senso che un gruppo di giuristi, di operatori sociali, di funzionari della pubblica amministrazione nella città di Bologna per 2 anni ha lavorato per capire quali erano gli impedimenti che in qualche maniera non consentivano ai cittadini di prendersi cura dei beni comuni della propria città. In questi 2 anni di lavoro si è delineato un percorso. Difatti, se voi, insomma, leggete il regolamento, troverete delle norme molto molto concrete, ma che ne so, che possono arrivare addirittura all'uso dei dispositivi di sicurezza quando si lavora concretamente ad un bene comune. Sembrano dei dettagli eccessivi, invece sono indispensabili proprio perché il regolamento mira a concretizzare quei principi di carattere generale. E così, dopo 2 anni di lavoro a Bologna, diciamo, nel febbraio del 2014 ha avuto esordio questa modalità di rapporto tra la pubblica amministrazione, che ha un concetto essenziale alla base. Il cuore del regolamento è costituito dai cosiddetti, noi li chiamiamo patti di collaborazione. Sono gli atti concreti attraverso cui viene individuato un bene comune e vengono definite le azioni portate avanti dai cittadini e dalla pubblica amministrazione per la cura e la rigenerazione di quel bene comune. La particolarità di questi atti qual è? È l'unico atto, il patto di collaborazione della pubblica amministrazione, dove l'interesse generale viene definito dai cittadini e dall'istituzione alla pari. Cioè, attraverso il patto di collaborazione, la pubblica amministrazione, quindi lo Stato, non esercita un potere unilaterale,
ma definisce insieme ai cittadini quello che è interesse generale. Se volete, è, diciamo, il completamento, quindi l'applicazione dell'articolo 118 rappresenta un po' il completamento di quello che viene scritto nell'articolo 3 della Costituzione, dove viene detto che lo Stato si impegna a rimuovere tutte le cause che impediscono il pieno sviluppo della persona. L'articolo 118 completa quella definizione allargando la platea degli attori che contribuiscono al pieno riconoscimento della persona umana, dando questo compito a tutti i cittadini. Qui sta la portata rivoluzionaria del principio di sussidiarietà. Su questo concetto negli ultimi anni l'AUSUS ha investito tantissimo. A partire dal 2014 fino ad oggi, in Italia circa 150 comuni hanno adottato il regolamento proposto da noi e sono stati sottoscritti in tutti questi anni all'incirca 700 patti di collaborazione che hanno, diciamo, tantissimi campi di applicazione. Con l'esperienza abbiamo imparato a distinguere, diciamo, anche il livello di complessità dei patti di collaborazione sottoscritti, che hanno però una radice comune molto molto importante. È quella di avere la capacità di costruire, attraverso la cura dei beni comuni, i legami che tengono insieme una comunità. Quindi quando noi vediamo un gruppo di cittadini che per esempio si prende cura di uno spazio verde, apparentemente stiamo guardando un gruppo di persone che magari pulisce un'aiuola. In realtà quel lavoro nasconde la costruzione di legami di comunità che favoriscono, mettono in circolo nuove energie e sono il presupposto per la costruzione di progetti molto più ampi e importanti. Qui sta forse la chiave di lettura più importante della cura dei beni comuni. E da questo possono prendere vita progetti incredibili, tant'è vero, girando un po' per l'Italia e entrando in contatto con queste esperienze, l'aspetto più bello forse è quello di vedere gli effetti non previsti e non prevedibili di un patto di collaborazione. Le idee che nascono da quel patto di collaborazione sono la base per progetti molto, molto più ampi e complessi. E di esperienze di questo tipo, diciamo, ce ne sono tantissime ormai. E mi piace raccontarvi un'esperienza che stiamo costruendo proprio in questi mesi in Calabria e che riguarda, in particolare, mi piace raccontarla perché riguarda giovani come voi. Un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 25 anni che ha avviato 2 anni fa un percorso di formazione proprio in relazione alla valorizzazione dei beni comuni e che sta completando questo processo di formazione adesso, in questi mesi, con la formulazione di idee di impresa sociale intorno al recupero di 5 beni comuni nelle 5 province calabresi, proprietà di enti locali. Stiamo parlando di beni, in tutte e 5 i casi, sottoutilizzati, che verranno valorizzati da questo gruppo di giovani che ha deciso di scommettere, diciamo, sulla possibilità di costruire la propria vita e la propria realizzazione professionale in Calabria. Immaginate che 2 anni e mezzo fa questi ragazzi, diciamo, erano partiti dall'idea che sarebbero, diciamo, andati via dalla loro terra il più presto possibile. Oggi hanno sviluppato un'idea progettuale che riguarda la valorizzazione di un bene comune che appartiene a tutta la comunità e di cui loro si fanno carico
costruendo un'idea che restituisca quel bene attraverso il loro lavoro al più ampio numero di persone. E va, diciamo, si va da idee legate all'agricoltura sociale fino a idee molto originali legate al mondo del cosplay, quindi dei fumetti, dei manga, in spazi tra l'altro che la pubblica amministrazione non, in alcuni casi, ha provato con gli strumenti classici in suo possesso, quindi possibilità di concessione, valorizzazione economica, a dare in uso ad altri soggetti. Però, diciamo, quegli avvisi pubblici sono andati in alcuni casi addirittura deserti. Quindi si fa, in questo caso l'amministrazione comunale ha deciso di giocare un'altra partita e scommettere su un principio, uno dei principi essenziali che sta alla base dell'applicazione del principio di sussidiarietà, che è la fiducia. La fiducia in questo caso in gruppi di ragazzi giovanissimi nella loro capacità di allargare e coinvolgere la comunità di riferimento e costruire un progetto di valorizzazione di quei beni comuni. È un'esperienza molto molto importante, perché tra l'altro quello calabrese è forse uno dei primi esperimenti di una certa complessità che riguardano beni immobili di un'amministrazione, di proprietà di un'amministrazione pubblica. Quindi l'importanza in questo caso è duplice, perché diciamo, stiamo parlando di un'esperienza nel Mezzogiorno d'Italia in un contesto molto molto difficile, e stiamo parlando di valorizzazione di beni di una certa rilevanza per una pubblica amministrazione, di beni immobili. In relazione ai discorsi legati alla sharing economy e all'aspetto particolare legato a quello che è il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, la riflessione che sento di fare è quella legata a due concetti chiave, secondo me. L'egoismo e la condivisione sono, secondo me, i due estremi su cui ragionare se guardiamo alle cose rispetto al concetto di uso, di proprietà e di possesso. Rispetto a queste, diciamo, l'atteggiamento che si può avere rispetto ai beni, da un lato c'è l'egoismo, che diciamo è la forma massima di garanzia quando ci troviamo di fronte al diritto di proprietà. L'egoismo ci consente di tutelare quel bene perché è nostro e quindi rappresenta la massima forma di godimento di un bene privato. Invece la condivisione sta, diciamo, al polo opposto, e la condivisione è l'elemento essenziale per avere un atteggiamento diverso, superare il concetto di diritto di proprietà e guardare ai beni in un'ottica di condivisione. La scommessa che noi cerchiamo di portare avanti è quella di impedire che anche nella condivisione dei beni ci sia una prevalenza, diciamo, di un uso privatistico, in particolare in relazione ai beni comuni. E questo cerchiamo di garantirlo attraverso, diciamo, un meccanismo molto molto semplice, cioè quello di tenere i patti di collaborazione, che è lo strumento che noi adottiamo, come vi dicevo prima, sempre aperti. Un bene comune, quindi, attraverso il patto di collaborazione, non può mai diventare, passatevi il termine, di proprietà di chi lo usa, ma il patto è sempre aperto e una persona interessata a dare il proprio contributo alla cura di quel bene comune gestito attraverso un patto di collaborazione può sempre aderire in corso d'opera e dare il proprio contributo.
In questa maniera cambia il ruolo della pubblica amministrazione. Ed è forse, diciamo, questo è un altro concetto chiave molto molto importante. Quindi non solo si costruisce un rapporto paritario tra cittadini e pubblica amministrazione, ma cambia il ruolo della pubblica amministrazione, che in questa maniera, diciamo, è un soggetto che sta dentro i processi di trasformazione economica, sociale e culturale di un territorio, alla pari con gli altri soggetti. Secondo me è una trasformazione importantissima ed essenziale che caratterizzerà nei prossimi anni l'azione della pubblica amministrazione, perché credo che limitarsi all'applicazione di quello che Piero, il nostro presidente Gregorio Arena, chiama paradigma bipolare, costringerà le pubbliche amministrazioni a gestire sì e no l'ordinario, se riusciranno a farlo. Invece, considerare la comunità una risorsa essenziale per il proprio sviluppo impone, appunto, quello che vi dicevo prima, la trasformazione del proprio ruolo. È un processo lungo, è un processo complesso che ha bisogno, diciamo, di essere ancora recepito, sviluppato, non solo dalla pubblica amministrazione ma anche dai cittadini. Però credo sia un percorso inarrestabile. E allora, diciamo, chiudo sintetizzando con alcune parole chiave. Il modello di amministrazione condivisa è un modello, quindi, che ha un suo stile, che è quello della condivisione. La condivisione delle risorse di un territorio e della responsabilità sulla gestione di quelle risorse. Ha una strategia che è quella delle alleanze, i patti di collaborazione, l'applicazione del principio di sussidiarietà producono delle alleanze inedite. Vi racconto un altro esempio che cito spesso. Bologna, quindi la prima città che ha adottato il regolamento, a Bologna è stato sottoscritto un patto di collaborazione per la gestione di uno spazio di proprietà pubblica da parte degli ultra del Bologna, che in quello spazio gestiscono un museo sulla storia del tifo del Bologna e una palestra aperta a ragazzi a rischio di esclusione sociale. Ho avuto modo ultimamente di parlare con uno dei ragazzi dell'ultra del Bologna e mi diceva, diciamo, di quanto è costato loro riconoscere e riconoscersi attraverso una firma con la pubblica amministrazione. Ho detto, per noi è stata una fatica incredibile, però, diciamo, l'abbiamo fatto proprio perché, diciamo, abbiamo deciso di scommettere su questa nuova possibilità. Immaginate che quello spazio che oggi è gestito da un patto di collaborazione era prima occupato dai tifosi del Bologna. Quindi in una situazione sostanziale, formale, di illegalità. Cioè, non abbiamo tempo di approfondire questo discorso, però è molto, molto, molto interessante. E quindi, diciamo, ritornando al paragone tra amministrazione, modello classico di amministrare la cosa pubblica e modello di amministrazione condivisa, per sintetizzare dico, è come se che l'occupazione sta, diciamo, al paradigma bipolare, come il patto di collaborazione sta all'amministrazione condivisa. E diciamo, questo rappresenta un po' il senso di tutto, della rivoluzione in qualche maniera si sta cercando di portare avanti. Quindi dicevo, la strategia e le alleanze. Ci sono dei principi di fondo, il più importante dei quali è la fiducia. Costruire relazioni basate sulla fiducia con le istituzioni oggi è difficile, difficilissimo, però è essenziale se vogliamo impostare, diciamo, e costruire un futuro diverso per le nostre comunità. In più noi forniamo degli strumenti, sono il regolamento e i patti di collaborazione, che assolutamente non pretendiamo siano esaustivi,
è una modalità in più, un pezzo in più che vogliamo, desideriamo che diventa il più possibile uno strumento utilizzato come tutti gli altri da parte della pubblica amministrazione, non uno strumento residuale da utilizzare quando non ci sono altre strade. Anzi, l'ideale sarebbe quello di poterlo utilizzare anche insieme agli altri strumenti ordinari della pubblica amministrazione. Mi piace immaginare un domani un avviso pubblico che richieda a chi partecipi ad una gara, ad un bando, la possibilità di utilizzare anche i patti di collaborazione per valorizzare le risorse di una comunità. Sarebbe un punto di arrivo molto importante. Segnali in questo senso ce ne sono. Iniziano il patto di collaborazione, l'amministrazione condivisa inizia a diventare, diciamo, ad entrare nel vocabolario ordinario della pubblica amministrazione. Ci sono alcuni atti di programmazione che vengono adottati ogni anno dai comuni, come il documento unico di programmazione, per esempio, che comincia a contenere tra gli obiettivi la sottoscrizione di un certo numero di patti di collaborazione in un territorio. È un passaggio importante. Il principio di sussidiarietà viene richiamato adesso in tanti altri strumenti della pubblica amministrazione. È l'avvio di un processo che va consolidato nel tempo con il contributo in particolar modo dei cittadini. Su questo, diciamo, questa è la scommessa da portare avanti, il lavoro che anche in Puglia, attraverso l'adesione di 15 comuni per il momento che hanno aderito al progetto promosso dall'APSUS e la sottoscrizione dei primi 30 patti di collaborazione anche qui in Puglia, è il lavoro che cerchiamo di portare avanti, sperando, insomma, di raggiungere quei risultati che immaginiamo possibili e che possano costituire una base forte su cui impostare in maniera completamente nuova e diversa il rapporto tra cittadini e istituzioni. Grazie a Pasquale Bonasola. Sottolineo soltanto brevemente due delle cose che Pasquale ci ha raccontato adesso. La prima, questo ruolo assolutamente nuovo che viene richiesto alla pubblica amministrazione, anche per questo molto difficile, perché, come dire, la nostra pubblica amministrazione ha una cultura amministrativa fondata in tantissimi anni di lavoro e che è sedimentata dentro il funzionamento della pubblica amministrazione, e peraltro non è che le pratiche di sussidiarietà, come devo dire, intendono sostituire ovviamente le ordinarie pratiche di gestione della funzione amministrativa. Ci possono essere, dice Pasquale, dice l'APSUS, delle occasioni, delle circostanze, quelle che noi chiamiamo beni comuni, nei quali appunto invece un rapporto diverso tra pubblica amministrazione e cittadini può essere più funzionale all'esercizio di queste attività. Però questo richiede un cambio culturale enorme, che secondo me è estremamente difficile, per questo, come dire, un po' visionari sono questi di l'APSUS. Immaginate le amministrazioni che funzionano come piattaforme, no? Cioè che sono organizzazioni che abilitano alla partecipazione, i cui contenuti sono messi dagli utenti. No, voi immaginate, ecco, per dire così, immaginate un'amministrazione che per certi aspetti funziona come YouTube o come Facebook, no? Cioè fornisce funzione abilitante all'esercizio di un'attività agli utenti. I contenuti li mettono le persone che partecipano. E beh, è un cambio di paradigma, niente male, diciamo, rispetto a come ordinariamente funziona una pubblica amministrazione. Però Pasquale ci racconta esperienze nel quali questo modo di funzionare evidentemente è non solo utile, ma persino necessario per sviluppare efficacia. L'esperienza che ha raccontato della Regione Calabria è molto simile, peraltro, mi pare di aver capito, a quella della Regione Puglia con i lavoratori urbani, che cito soltanto perché il posto che ci occupa è un laboratorio urbano, cioè la possibilità di utilizzare spazi sottoutilizzati, risorse sottoutilizzate, per produrre esperienze come quella di stamattina di confronto e discussione. Dicevamo prima che quando applichiamo questi principi e questi strumenti
al welfare, le cose diventano ancora più interessanti, da una parte più complicate forse, dall'altra anche più interessanti. Ed è quello che chiediamo all'intervento di Sergio Pasquinelli. Sergio è il direttore dell'IRS di Milano, Istituto per la Ricerca Sociale, che è un'organizzazione di ricercatori, di studiosi, di esperti, di politiche sociali e sociosanitarie che da moltissimi anni accompagna il dibattito pubblico a diversi livelli, sul piano istituzionale come su quello accademico, il dibattito pubblico di chi si occupa di politiche di welfare e soprattutto di ipotesi di cambiamento, di riforma, di sostenibilità, di un modello di Stato sociale che è stato costruito in un'altra epoca storica e che evidentemente fa fatica a tenere il passo rispetto ai profondi cambiamenti della nostra società e della nostra economia. L'invito che è stato fatto da Lidia a Sergio è dovuto anche a un lavoro recente che Sergio ha curato per l'IRS e per una serie di organizzazioni lombarde che si chiama Welfare Collaborativo, che peraltro è disponibile gratuitamente online ed è forse uno dei primi lavori che è stato fatto, una delle prime ricerche che è stata fatta sull'applicazione concreta e le criticità e le opportunità che questa applicazione comporta dei principi e degli strumenti della condivisione alle pratiche e ai servizi di welfare. Per questo intanto ci ha raggiunto la dottoressa Candela, che ho citato prima, e qui con noi. Ho già detto che farai un intervento su questi temi e che il welfare collaborativo è uno degli argomenti sui quali si stanno sperimentando le politiche di innovazione della Regione Puglia, quindi fate in tempo anche ad ascoltare l'intervento di Sergio, penso che sarà molto utile anche per tutti quanti noi. A te Sergio. Grazie, buongiorno. Io ringrazio innanzitutto per l'invito, mi consente di condividere un po' alcuni primi risultati di questo programma di ricerca che abbiamo iniziato in Lombardia ma che stiamo iniziando a estendere in altri contesti. Cerchiamo di approfondire un tema che è diventato un po' un tema di moda, però non c'è solo la moda, ecco. Questo per giustificare anche il titolo che ho dato al mio intervento, lo storytelling, per dire che un po' ce la si racconta spesso su questi progetti di collaborazione, di sharing e quant'altro. Noi abbiamo avuto un po' l'idea di andare oltre il racconto e di capire cosa effettivamente funziona, cosa non funziona, quali sono i limiti, ma soprattutto le opportunità di, si parlava di replicabilità, di diffusione delle buone prassi. Il primo rapporto di ricerca è disponibile al sito qui indicato. Io ho solo poche slide, non vi sommergo di slide. Al sito qualificare.info potete scaricare il rapporto che abbiamo concluso lo scorso maggio. Volevo prima di iniziare molto velocemente raccogliere una sollecitazione della dottoressa Greco sul perché ci occupiamo in questi anni, in questi mesi di sharing, di collaborazione così tanto, no? A caldo mi vengono in mente tre risposte. Uno, perché in fondo nel campo il mio è il punto di vista delle politiche sociali, del welfare sociale, dove la collaborazione è sempre esistita, ma è esistita, cioè, fin da prima che esistessero le politiche pubbliche, mi viene da dire, no? Ecco, il volontariato, la collaborazione. Oggi siamo di fronte a forme di collaborazione nuove, cioè è il contenuto della collaborazione che sta cambiando. Forme di collaborazione che si collegano a dimensioni diciamo digitali, per esempio. Quindi c'è una dimensione fisica e una dimensione digitale che si parlano, si interconnettono. Ci sono forme di collaborazione che si interconnettono tra pubblico e privato in modo abbastanza inedito rispetto al passato.
In secondo luogo, queste nuove forme di collaborazione che adesso andiamo a definire un po' meglio, stanno aprendo nuovi spazi di mercato, no? Nuovi spazi di, anche di occupazione interessanti. E credo il terzo motivo è che esiste oggi un atteggiamento culturale nei confronti della collaborazione nel campo del welfare, dei servizi, diverso dal passato. Negli anni 70, negli anni 80, il volontariato sociale veniva spesso tacciato di supplenza nei confronti delle responsabilità dello Stato. Oggi è molto meno così, cioè le forme di collaborazione e anche di volontariato sono viste come un complemento positivo a uno Stato che non può tutto, che non può essere, cioè non può rispondere, non può, cioè ci rendiamo conto tutti diciamo dei limiti di uno Stato che può essere fortemente aiutato e complementato rispetto a forme diverse. Io la rispondo qui. Partendo da qui vi propongo alcune prima alcune diciamo suggestioni definitorie, mi aiuto con le slide, cioè sul fatto di che cosa è welfare collaborativo. Noi l'abbiamo diciamo individuato in mezzo a questi tre quadranti, perché è un qualche cosa che si sovrappone ad altro ma non si identifica ad altro. Cioè welfare collaborativo è in parte, coglie in parte alcune componenti della sharing economy, ma se ne distanzia. Se ne distanzia uno perché quando parliamo di welfare sociale, no, diciamo sharing economy si basa quasi esclusivamente su piattaforme digitali. Il welfare collaborativo non ha questo elemento come elemento essenziale, anzi. Un altro elemento è la disintermediazione. La sharing economy si fonda molto sull'aspetto della disintermediazione, su questo poi ritornerò. Nel welfare, nel campo dei servizi alla persona, la disintermediazione funziona in modo abbastanza limitato e per certi versi anche poco auspicabile. In terzo luogo, la sharing economy è spesso legata a degli oggetti, no? Il trapano, vabbè, ok. Il welfare sociale non ha al centro degli oggetti, ma al centro delle relazioni, e questo cambia abbastanza tutto. Welfare collaborativo è in parte collegato al volontariato, può avere una componente di volontariato, ma per come noi l'abbiamo definito non può identificarsi solo con volontariato, è un qualche cosa in più, che è anche una componente professionale. Le esperienze, noi ne abbiamo censite e analizzate circa 80, le abbiamo selezionate come esperienze dove ci fosse anche una componente professionale, no? Perché, ed è in parte sovrapposta alla coproduzione dei servizi. Coproduzione dei servizi si intende, la faccio breve e semplice, quella tendenza per cui l'utente si attiva in modo promozionale e proattivo nella risposta ai propri bisogni. Però la coproduzione dei servizi rimane comunque dentro un paradigma operatore-utente, che invece welfare collaborativo supera, perché si fonda più su una relazione peer-to-peer, dove non c'è un operatore, un utente, ci sono cittadini che collaborano, condividono e quant'altro. Non so se è abbastanza. Ecco, detto questo, abbiamo costruito una sorta di mappa
di cos'è questo welfare collaborativo, provando a metterci dei proprio nome e cognomi, di che cosa stiamo parlando, cioè, no, perché poi diventa una cosa un po'. E la mappa è questa, non so se vedete il fondo. Cioè, noi abbiamo individuato due assi. Il primo asse è, viaggia da individuo a collettivo, cioè ci sono esperienze di collaborazione dove la collaborazione è one to one, cioè da persona singolo a singolo. Le esperienze di coabitazione non implicano l'adesione a un gruppo, cioè io mi metto d'accordo con te e abitiamo insieme, no, per dire, ecco, faccio qualche esempio che forse può sembrare banale, ma insomma è per intenderci. Se ci spostiamo verso destra, più ci spostiamo verso destra, più l'adesione implica l'adesione a un gruppo, a un qualche cosa di identità di gruppo, cioè l'Alzheimer Caffè implica aderire a delle regole, a un gruppo che si dà delle regole, non so, i cortili sociali, gruppi di acquisto solidale, anche la babysitter condivisa, ecco, la babysitter condivisa implica che si costruisca un gruppo di mamme che diciamo condividono, si mettono d'accordo su tempi, modalità e quant'altro. L'asse invece delle ordinate va da un polo di semplice socialità verso un polo di assistenza, di cura alla persona, no? Le esperienze di gruppi di acquisto solidale o anche di orto sociale sono, diciamo, esperienze di socializzazione, magari hanno anche una piccola componente di aiuto, ma sono soprattutto un modo di intrattenere il tempo reciprocamente, di fare qualcosa di bello insieme, mentre man mano che saliamo verso la cura e l'assistenza aumenta la componente di fragilità, di debolezza, di aiuto alla persona. Noi abbiamo immaginato questo come un campo che riesce a definire esperienze diverse connotate da contenuti e anche diciamo un po' problematiche, insomma, diverse. Ecco, detto questo, noi ci siamo concentrati, dicevo, ho circa 80 esperienze analizzate, articolate su questa diciamo declinazione. Abbiamo analizzato i cosiddetti hub territoriali, queste sono esperienze. Il collega prima parlava molto di spazi, no? Ecco, possiamo chiamare community hub, possiamo chiamare centri, insomma luoghi dove avviene una collaborazione, dove si coagulano energie, sforzi, attività e servizi, luoghi polivalenti, dove diciamo la caratteristica fondamentale è la polivalenza. Poi la badante condivisa, le piattaforme digitali, l'aiuto tra famiglie peer-to-peer, le esperienze di coabitazione, la mobilità e i trasporti, l'agricoltura sociale, l'orto condiviso. Naturalmente non vi allora nel rapporto troverete, diciamo, degli approfondimenti su ciascuno di questi capitoli. Non vi tedio con approfondimento su tutti questi aspetti, mi concentro solo sui primi tre, va bene? Poi mi dici tu se sto andando lungo. 10 minuti ancora, perfetto. Allora, gli hub territoriali ci dicono che molti progetti hanno bisogno di spazi fisici, e questo proprio un po' cozza con la sharing nel senso di disintermediazione. In realtà
quando parliamo di welfare collaborativo parliamo di realtà che hanno bisogno di fisicità. Questi spazi devono essere il più, cioè, io dico per ciascuno di questi aspetti un elemento positivo e un elemento di difficoltà. Il positivo è che questi hub territoriali funzionano quando diventano trasversali, quando diventano spazi pieni, trasversali nel senso di proposte che non riguardano solo le fragilità, ma riguardano la quotidianità delle persone, diciamo, della popolazione più in generale. Spazi di proposte anche culturali, di intrattenimento, di sport, laddove questi spazi riescono a essere polivalenti nelle proposte che offrono e non solo spazi, scusate il termine, dedicati agli sfigati, cioè dedicati alle sole fragilità, alle sole debolezze, allora sono spazi che funzionano, cioè sono spazi che possono attirare anche il disagio e la debolezza. Infatti questa è un po' la sfida, è un po' il discrimine di questa tipologia di spazio, di community center, cioè quello di diventare spazi che attirano tipologie di persone diverse. Non so, a Milano per esempio abbiamo un'esperienza abbastanza conosciuta che si chiama Mare Culturale Urbano, è una cascina ristrutturata dove vengono fatte molte proposte di livello culturale molto interessante, però è uno spazio prevalentemente frequentato da una, diciamo, popolazione acculturata, insomma fascia di estrazione medio-alta. Nella ricerca l'abbiamo chiamata la collaborazione club, cioè la collaborazione tra simili, mentre abbiamo definito la collaborazione virtuosa gli spazi che riescono a attirare popolazioni diverse, cioè popolazioni benestanti ma popolazioni anche deboli, fragili. E lì il virtuosismo diventa l'eterogeneità della tipologia di utenza. Non so se è abbastanza chiaro. Due, la badante condivisa. Badante condivisa l'ho messa perché vabbè, di badante mi occupo da tanti anni e la badante condivisa è una figura, il badante di condominio è una figura molto evocata e molto evocativa, in realtà molto poco, di fatto molto poco, difficilmente praticata. In cui esperimenti, sperimentazione e progetti rivelano, diciamo, molte difficoltà, ahimè, legate all'organizzazione di questa figura, nel senso che la badante condivisa richiede un back office di coordinamento, di reclutamento, di raccordo tra famiglie diciamo, tra esigenze diverse, che non è banale, che non è scontata, richiede un'organizzazione che ha dei costi. Il punto interrogativo è chi sostiene i costi di questa organizzazione. Quindi qui si pone un problema di sostenibilità. Finché c'è la fondazione, l'ente pubblico, la regione, il comune che sostiene i costi che stanno dietro a un dispositivo di questo tipo, va tutto bene. Ecco, il punto interrogativo è quando tutto questo viene a finire, che tipo di sostenibilità ha. Questo è un esempio della badante condivisa, ma potrebbe essere applicata anche ad altre figure. Chiudo sulle piattaforme digitali, su cui sicuramente poi Flaviano Zandonai approfondirà meglio di me la partita. Io lo guardo dal punto di vista dei siti specifici sulle politiche sociali. Ne abbiamo
censiti una decina. Allora, che cosa ci dicono? Adesso, se avessi il tempo, vi racconterei che cosa offrono questi siti uno per uno, ma credo di non averlo. Quindi, ascoltate, dovete vedere. Sì, fate, poi queste diapositive penso che saranno messe a disposizione. In estrema sintesi, questi siti sono siti di, alcuni sono siti di condivisione di spazi, di luoghi e quant'altro, altri sono siti proprio di offerta, di proposta di servizi. Allora, questi siti funzionano molto bene a titolo informativo, aggregano l'informazione, la ripropongono, funzionano molto bene per informare su come accedere a determinati servizi e come condividere certe informazioni. Il limite principale di questi siti è quello di realizzare ancora poco come dire, matching tra domanda e offerta, cioè di essere molto siti di informazione, poco siti di realizzazione di incontro. E soprattutto sono siti su cui diciamo funziona molto di più la relazione corta rispetto alla relazione lunga. Non a caso questi siti funzionano, sono molto frequentati per esempio per la babysitter, molto meno per la badante. Questo perché? Perché in realtà la babysitter, se non ti va bene, poi cambiarla abbastanza facilmente, la badante molto meno. La babysitter la chiami, hai un telefono, devi avere un minimo di referenze, la badante preferisci incontrarla, vederla, conoscerla, capire chi è, cosa fa, che esigenze ha, se va bene con la persona. Ecco, per relazioni corte e leggere, il sito, la piattaforma digitale funziona molto, molto meglio, molto di più rispetto a altre tipologie di relazione. Chiudo con tre parole chiave che, guarda caso, cioè non ci siamo messi d'accordo noi, però riprendono quelle che tu in parte hai detto prima. Cioè tre chiavi di volta, proprio è un distillato, cioè fiducia, convenienza e governance. Fiducia è essenziale. Noi abbiamo chiesto a questi progetti qual è la parola, il valore più importante che li sostiene, e numero uno è stata la fiducia. La fiducia tra persone, che vuol dire essere in qualche modo alla pari, come dicevi tu, cioè la fiducia evidentemente non si crea top down o bottom up, ma si crea tra persone che si riconoscono alla pari, che hanno qualcosa in comune, quindi un bene, un interesse, il proprio interesse che coincide con l'interesse generale. La fiducia non si crea per effetto diretto, ma si crea come un effetto secondario. La fiducia si genera laddove le persone stanno bene insieme, laddove si riconoscono in qualche modo in uno spazio collettivo che può essere fisico o virtuale. Quindi fiducia è elemento fondamentale, però deve essere una fiducia conveniente. Questo elemento convenienza è pure importante per ogni progetto, cioè per tornare alle tue biblioteche condivise, ecco, io ci sto se mi conviene, ma nel senso se so che sono interessato di sociologia e tu hai dei libri di sociologia, se hai dei libri di biologia
ecco, io non perdo interesse, quindi mi conviene meno. La convenienza qui non è in un'accezione negativa, è in un'accezione di utilità, no? Soddisfazione, utilità, e questo è fondamentale per ogni progetto che vuole essere sostenibile nel tempo. E poi il tema della governance, che richiama molti aspetti, ma qui mi concentro sul ruolo dell'ente pubblico, che diventa un ruolo non più semplicemente o solo erogativo, ma un ruolo abilitante, no? Non è più il ruolo di chi eroga un servizio, operatore utente, ma di chi facilita soggetti diversi a mettere insieme, a trovare risorse, cioè facilita anche a trovare combinazioni diverse. Cioè, se io al posto di avviare un centro di aggregazione giovanile metto insieme due associazioni, un oratorio e una cooperativa, le faccio lavorare insieme, ecco, genero qualcosa che dà valore a quello che già esiste e crea forse qualcosa anche di più interessante e di più efficace rispetto a un servizio gestito in proprio. Se al posto di creare un nuovo servizio, un SAD, un nuovo servizio di assistenza domiciliare, o di semplicemente continuare a mantenerlo, io metto in rete una serie di badanti formate, le collego a tutta una serie di altri servizi tipo trasporti, aiuti domestici in casa, servizi di tipo sanitario, ecco, faccio qualcosa che non mi costa di più, forse mi costa anche meno, ma faccio qualcosa che è forse più efficace e adeguato rispetto alla domanda dell'anziano. Quindi queste sono modalità nuove e diverse rispetto a cui l'ente locale può agire da facilitatore, ispiratore e connettore di saperi. Allora, Flaviano Zandonai è un ricercatore di UX, è un sociologo, dei più brillanti ricercatori che abbiamo in Italia sui temi dell'impresa sociale, del terzo settore, e a lui chiediamo di darci un contributo di riflessione sul fatto, su questa domanda. Ecco, partirei proprio da una domanda, Flaviano: in che misura secondo te le pratiche di condivisione, l'economia di condivisione sono un'opportunità concreta di creare innovazione nei processi di creazione del valore, sia di carattere economico sia di carattere sociale, quindi sia per le imprese sociali sia per il terzo settore tu cura le prese in queste settimane con una riforma un po' complessa, un po' particolare, della quale forse non lo so, è meglio non parlare in questo momento, il tempo non ce l'abbiamo, però diciamo, dentro questo processo di cambiamento in corso può essere interessante riflettere sulle pratiche di condivisione come creazione di valore sociale ed economico. Anche di più, meno male, questo mi rilassi. Anche 20 minuti. Voglio torturare. Alle 12 non qua, e poi abbiamo anche lo spazio per le domande. Quindi 20 minuti Flaviano e poi lo spazio per le domande. Va bene, grazie, grazie. Scusate, sono arrivato un po' tardi perché stavo per confondere Quintino Sella con Crispi, ok? E quindi denota la mia scarsa conoscenza del Risorgimento, ma sono trentino, noi all'epoca eravamo con l'Austria Felix, diciamo, no? Per cui siamo subentrati dopo, diciamo. E vabbè, niente, poi l'altra cosa che volevo dirvi, anche quindi sono un po' in imbarazzo un po' per questo, poi sono in imbarazzo anche perché per certi versi, anche pensando alle cose che vi faccio vedere adesso, anche le cose che ho visto prima, come dire, vengo a dire delle cose a persone, a un territorio che su queste cose qua è una buona pratica. Cioè, se noi guardiamo la lista prima diciamo del welfare collaborativo che ci è stata proposta, su 7 punti, 6, voi siete un benchmark, si dice, no? Siete un punto di riferimento. A che non lo faccio per imbonirvi, voglio dire, no? La sala, per carità, perché essere una buona pratica non è facile. Vuol dire che in qualche modo hai capacità di valutazione, di capitalizzazione del sapere che hai maturato adesso, delle politiche, degli interventi, delle attività, che sei capace di mettere a sistema tutta questa innovazione che hai sperimentato, e se sei anche bravo la vendi a qualcun altro. Che sai, non si sa mai nella vita, no? Schifo non fa, voglio dire, no? Quindi da questo punto di vista anche l'altro elemento di imbarazzo è un po' quello, che insomma alcune di queste cose, quando parliamo di
welfare collaborativo, di economia della condivisione, lasciate perdere poi la variabile, sì, c'è la variabile digitale e non digitale, ma alla fine che conta è il meccanismo. E qui questo meccanismo, che si è fatto in analogico, che si è fatto in digitale, negli ultimi anni, in alcuni contesti, su alcune questioni, insomma, in Puglia sono state fatte delle cose, ok? Quindi da questo punto di vista l'invito mio, anche senza non ho sentito le reazioni che mi hanno preceduto, conosco lui in particolare, che è un grande, diciamo, d'argento, no? Però dico l'invito, ecco no, sempre devo andarci a pranzo poi, però l'invito che vi faccio veramente è capitalizzare ancora di più il sapere, anche nel bene e nel male naturalmente, non sto a farvi l'altarino che è andato tutto bene, voglio dire tutto quello che è stato sperimentato in questo contesto qui, però dico comunque il sapere c'è, trasformarlo in qualcosa di condiviso, condividiamo anche la conoscenza, tanto per, oltre al passaggio in macchina, la piadina, la cosa eccetera, condividiamo anche quello, voglio dire, per fare in modo che queste cose, scusate, non siano più sperimentazioni. Io mi sono stufato di fare la bella presentazione della sperimentazione in atto e della singola buona pratica, guarda quant'è carina. Oggi il problema è che tutta questa roba qui, per usare un termine, ecco, molto da digitale questo, no, va scalato. Poi bisogna vedere come anche si scalano queste cose, diciamo. Però deve diventare patrimonio comune sostanzialmente. E da questo punto di vista credo che uno dei soggetti che è implicato in tutta questa vicenda, sia nello sperimentare, sia nel far crescere, sia nel mettere a regime, sono anche le organizzazioni del terzo settore. Non solo loro, c'è il ruolo del pubblico, c'è il ruolo già super maturo, se volete, anche dell'economia capitalista, che in fatto, come dire, di costruire piattaforme per l'economia della condivisione, direi che negli ultimi anni ha dato e non poco, diciamo. E poi c'è anche il terzo settore, quindi il titolo della relazione che ho concordato con loro, e appena l'ho concordato ho detto mamma mia dove sono andato a infilarmi, diciamo, è il ruolo del terzo settore dentro questa cosa della sharing economy, chiamiamola così, no? Cosa può fare sia a livello di advocacy, sapete che una funzione fondamentale del terzo settore è dare voce e tutela, richiesta di tutelare diritti, esigenze, bisogni, eccetera. Come si fa a fare questa cosa qui dentro? Ma poi anche il tema come si governano anche i processi decisionali e produttivi che avvengono qui dentro, perché si chiama economy questa cosa, voglio dire, poi è sharing, tutto quello che volete voi, collaborativo e quant'altro, ma c'è economia. Quindi vorrei capire oggi nell'intervento che vorrei fare con voi molto velocemente che ruolo può avere il terzo settore, che è reduce della riforma, e quindi parleremo anche della riforma che ci tocca, no? Dobbiamo pagare l'obolo alla riforma del terzo settore, e vabbè, cercheremo di capire cosa c'è nella riforma del terzo settore che aiuta a fare un'operazione del genere, vuol dire ad accreditare o rafforzare il ruolo del terzo settore dentro l'economia della condivisione. Pronti via. Allora, mentre preparavo questa cosa mi veniva in mente una canzone degli anni 90, non so per chi, dei Propellerheads, non so se vi ricordate, si chiamava History Repeating, la storia si ripete, era cantata da Shirley Bassey, una grande, quella che cantava i temi anche di 007, no? Per certi versi. E questa canzone, ma ascoltatela, non adesso, dopo, perché è molto bella peraltro, dice appunto la storia si ripete, continua a dire lei, no? Per certi versi, anche quando costruivo questa presentazione, ne parlavo, dicevo, ma scusate, ma io questa roba qui, no? Questo ciclo socio-economico non è che, voglio dire, al netto dell'infrastruttura digitale non è successo negli anni passati, anzi mi sembra per certi versi che stiamo rigirando un cerchio, stiamo ricominciando un nuovo ciclo, in apparenza, no? Perché da un lato abbiamo il terzo settore che adesso, no, fa il riparatore dei fallimenti del mercato e dello Stato, che lo fa adesso anche dentro l'economia della condivisione, no? Dopo che siamo diventati dei consumatori compulsivi di prestazioni socioculturali, assistenziali e quant'altro, arriva uno del terzo settore e dice ci vuole consumo consapevole anche qui dentro, a fronte di meccanismi di fallimento del mercato, ma anche di fallimento dello Stato nel regolare tutto questo. Per adesso lo Stato nelle sue varie articolazioni non è che sta facendo delle cose clamorose, se non dare multe alle piattaforme di click economy o di sharing economy perché non pagano le tasse, però è la prima fase della regolazione, dare multe. Poi dovrebbe esserci anche quella che Donati chiama la regolazione promozionale di un settore, non solo dargli le bastonate, diciamo, no? E in effetti alcuni segnali ci sono, no? Che forse sta nascendo o rinascendo un terzo settore che fa advocacy e produzione anche per riparare i guasti di una malintesa sharing economy. Cos'è che si vedono? Boh, ci vedono i primi segnali di fallimento dopo la sbornia digital. No, sembra che in digital possiamo fare tutto, adesso qualcuno comincia a dire no, scusate un attimo, voglio dire, funziona questa cosa davvero o no? Fa relazionalità oppure no? Che prodotti e servizi si possono veramente acquistare online? Vedevo il commercio online in Italia, che non ha niente a fare con la sharing economy, è arrivato a 59 miliardi nell'ultimo anno e praticamente
non è più la variabile di prezzo che induce le persone a comprare online. Quindi comincia a mettere il pilota automatico, no? Non deve più fare i ribassi per indurvi a comprare sulla piattaforma Amazon, non c'è problema, ormai è entrato nella cultura d'uso, ok? Però nascono anche risposte alternative, no? Si comincia a dire nel dibattito culturale, ahimè, che ci porta via tanto tempo, ahimè, no, è interessante, diciamo, però alle volte tendiamo vagamente ad avvitarci, diciamo, su noi stessi, quindi lunghe discussioni nel separare il grano dall'olio, no? C'è la sharing buona e la sharing cattiva, già mi viene l'orticaria solo, però se ne parla, diciamo, no? Introdurre regolazioni e sanzioni pubbliche, diciamo, no? Interessante, ad esempio, forse gli enti pubblici che sono riusciti a fare meglio governance su questi temi qua non sono gli stati, che sono totalmente la canna del gas, voglio dire, è la Commissione Europea che ogni tanto rifila le multe, ma sono soprattutto chi? Enti locali di grandi dimensioni, cioè le città. Sapete ad esempio come è stato regolato il fenomeno di Airbnb piuttosto che le piattaforme di turismo, scambio, eccetera, attraverso dei tentativi di regolarsi con le piattaforme che atterrano dove? Nelle grandi metropoli. Amsterdam ha fatto un lavoro di questo tipo qua, Barcellona, diciamo, adesso stanno pensando ad altro, diciamo. Però ci sono tutti dei meccanismi interessanti, tentativi di regolazione, che non è solo darti la multa e paga le tasse. E poi c'è lo sviluppo di una nuova offerta, no? Di fronte al predominio del capitalismo delle piattaforme nasce che cosa? Il cooperativismo delle piattaforme. Wow! Si trovano peraltro fra un paio di settimane a New York a per parlare di come sta andando avanti, se cercate platform cooperativismo vengono fuori un sacco di cose interessanti. Cosa si cominciano a vedere? Lo dico per gli amici cooperatori che sono qui anche in sala. Nascono ad esempio i worker buyout digitali. Cioè cosa succede? Ad esempio Foodora, voi la conoscete, è una piattaforma, non so se l'avete a Milano, quelli vanno in giro a portargli il sushi, forse anche qui a Bari, non lo so. Ok? E c'è stata sostanzialmente una ribellione dei lavoratori, che sono iper sfruttati. Cosa hanno fatto? Hanno costruito, udite udite, una cooperativa, no? Una cooperativa di lavoro attraverso una piattaforma molto interessante, quella è la vera piattaforma cooperativa che c'è a livello europeo, che si chiama Smart, che ha varie declinazioni anche in Italia, in particolare sul culturale. Comunque vedete che ecco il ruolo riparatore, no? Del terzo settore, no? E quindi come potrebbe andare a finire questa storia? Se è uguale alla storia che abbiamo conosciuto negli anni 70-80 quando è nato il terzo settore, come andrà a finire? Boh. Potrebbe andare a finire che nasce una terza via, quindi le sperimentazioni di oggi, no? Non c'è più solo l'offerta pubblica, c'è anche l'offerta del capitalismo, digital, piattaforma, eccetera, e vai, faremo anche l'economia sociale digitale, tendenzialmente residuale, cioè gli altri due comandano, diciamo, no? Affermata magari in alcune nicchie, attenzione, come è andata nel mondo dell'impresa sociale in questi anni, no? Che magari se lo prendi in assoluto non ha un grandissimo valore rispetto al welfare dei servizi, prendi alcune nicchie è dominante, okay? Potrebbe anche finire così, oppure anche potremmo assistere alla CSR digitale, cioè le grandi piattaforme capitalistiche cominciano ad autocorreggersi o sono indotte a correggersi assumendo dei comportamenti tipo l'azionariato critico, tipo l'azione di redistribuzione delle risorse in parte per attività filantropica. Sì, esatto, che fanno tutte le imprese, già lo fanno, ma andrà veramente così? Secondo me no, c'è qualche differenza sostanziale nel ciclo che stiamo vivendo e secondo me più che andare a vedere quello che succede nel terzo settore, che nel campo delle piattaforme, ve lo dico subito, non è che stia succedendo delle robe clamorose, è bello andare a vedere cosa fanno questi simpaticoni delle piattaforme capitalistiche. Interessante vedere cosa stanno facendo loro. E loro sono dei geni del male, diciamo, no? Nel senso, sono bravi, voglio dire, no? È inutile dirlo, voglio dire, no? Poi io faccio, sono un po' attivista, quindi vi esprimo la mia Weltanschauung, diciamo, no? Rispetto alle piattaforme, mi piacciono quelle cooperative. Prendo atto però che questi qua sono abili a fare cosa? Ha una capacità incredibile, secondo me, di incorporare, di mettere a valore elementi di cultura, conoscenza, relazionalità, come mai prima d'ora. Non era mai successa una cosa del genere. Il capitalismo oggi, come dicono molti economisti, sociologi, da tempo ormai, è cognitivo. Riesce ad estrarre valore dai meccanismi di relazione. Non solo, come dire, dalla forza lavoro bruta che ci fa muovere il trapano, lo tira fuori anche dalle cose che ci stiamo dicendo oggi. Perché passano attraverso una piattaforma, ci sono dei sistemi di data mining che tirano fuori dei contenuti, elaborano una conoscenza che va ad alimentare l'offerta. Okay? Da questo punto di vista la miglior piattaforma rispetto a questa dinamica qua è Airbnb. Sono dei geni da questo punto di vista. Perché vedete, ormai il matching sulla stanza è scontato, è business maturo ormai, non c'è problema. Ormai che cos'è Airbnb? Salvare i borghi antichi, avete visto? Soprattutto fare il turismo esperienziale, experience. Oggi io vengo a Bari non solo perché trovo una stanza pulita, cosa bella, ma perché ci sei tu che mi accompagni questa sera, vi ricorda qualcosa?
E questa cosa viene industrializzata, diciamo, ed estratta, perché questa è economia non coesiva, è estrattiva. Il valore generato dall'esperienza di tu che mi accompagni va a finire a San Francisco, dove hanno sede loro, diciamo, no? Quindi questa cosa qui è veramente micidiale. Oppure pensate ai meccanismi di crowdsourcing. Tutta la conoscenza che noi cediamo gratuitamente, neanche a piattaforme di sharing o presunte tali. No, no, a marketplace digitali, come Amazon, che è pieno di consigli su come usare le cose che loro vendono e che noi diamo alla grande, diciamo, tranquillamente, diciamo. Quindi sono micidiali. E loro sono bravi a fare cosa? A inserirli come elementi sostanziali nella loro catena di produzione del valore. Non sono esternalità. L'esperienza, la relazione, la conoscenza, non è una cosa che se c'è bene e se non c'è lo stesso. No, è core business. Quindi da questo punto di vista questo è un altro valore importante. Poi c'è, come dicevo prima, una certa debolezza dell'interlocutore istituzionale, fino adesso una politica ben costruita su queste cose, insomma, non molto. E poi l'altra cosa micidiale che muove il capitalismo delle piattaforme è questa cosa delle idle capacity, cioè di utilizzare in modo diverso delle risorse già esistenti di cui siamo già in possesso. Quindi la loro forza non è solo generare risorse nuove o prodotti o servizi nuovi, ma dirti che una cosa che tu hai già puoi utilizzarla cambiandone la destinazione d'uso. Per cui la tua casa che usi 15 giorni all'anno al mare vicino a Bari oggi è una struttura turistica per Airbnb, non è più una casa privata. La macchina con la quale torni indietro per andare a, sei un NCC, sei trasporto pubblico, poi al netto di tutte le regolazioni, però è il cambio della destinazione d'uso che è veramente micidiale e che riesce ad estrarre del valore da cose che abbiamo già. Questo è anche un'altra cosa interessante riguardo i processi di rigenerazione, no? Degli immobili, cosa sono? È cambio di destinazione d'uso. Però il cambio di destinazione d'uso occorre vederlo, occorre strutturarlo, occorre progettarlo e poi occorre capire se va effettivamente a break even in qualche modo, genera un'economia che poi può essere redistribuita, perché mare culturale urbano è una bella cosa, è sotto di 300.000 euro e questo non è, come dire, attenzione, non è pettegolezzo, è un articolo che c'è sugli Stati Generali di Milano. Quindi in qualche modo anche i business model nel modo in cui si recuperano e si rigenerano le risorse cambiando la destinazione d'uso sono un po' da costruire. Finisco. E sfide per il nuovo terzo settore. Cosa può fare a fronte di questi qua che, voglio dire, che non vogliono giocare la partita del cattivo capitalista che ti molla due lire e ti dice stai buono lì, no? Oppure uno Stato che dice vabbè ti costruisco il sito e tu fai il fornitore dei servizi. Non è solo quello, diciamo, no? La partita più complicata in qualche modo, soprattutto sul lato dell'economia capitalistica, il valore sociale e ambientale ormai è funzione di valore, no? È catena di produzione del valore. E il terzo settore quindi è sfidato sui suoi temi, questo è il problema. Non ha uno spazio libero lasciato dai fallimenti degli altri, quelli sono già occupati da questi qua. Quindi il problema è dov'è il tuo valore aggiunto rispetto a una dinamica che ci vede concorrere sul tema delle piattaforme che producono valore sociale, economico e quant'altro, che fanno la condivisione vera, diciamo. Dov'è la condivisione vera? Cosa può fare il terzo settore? Allora, prima di tutto, secondo me il terzo settore deve scrollarsi di torno le sue incrostazioni ideologiche anni 70-80, che sono interessanti, per carità, massimo rispetto, io vengo da lì, ho fatto l'obiettore di coscienza, no? Mi hanno spedito dove poi ho lavorato, diciamo, senza che io l'avessi chiesto, tutte quelle cose lì, sono andato dai carabinieri, mi hanno fatto un interrogatorio perché voglio fare, insomma, alcune storie che conosciamo lì nel mio piccolo, poi c'è gente che ha fatto ben altro, diciamo. Adesso il problema è agganciare un nuovo ciclo societario che è a bassa densità ideologica e molto impact driven. Cioè oggi tu parli a delle persone sostanzialmente che scoprono l'interesse generale in corso d'opera, man mano che viene avanti, mettendo assieme tanti self interest, tanti interessi individuali. Questo è il problema. Qui non puoi fare, non puoi dire siccome siamo delle ACLI, siccome siamo dell'ARCI, siccome siamo del partito, per amor del cielo, quello poi proprio impresentabile, riusciamo a, abbiamo il prefabbricato per costruire l'economia della condivisione. Oh, guardate che è un passaggio storico, storico, perché tre quarti del terzo settore viene da questa cosa qui, si è poggiato su una base di civismo e di diritti sociali che gli ha dato le risorse prefabbricate per costruire i suoi servizi. E mi fermo qui. Oggi quella roba lì non ce la devi costruire facendo il point to point che ci diceva prima. Questa è una sfida molto interessante, secondo me, anche per chi oggi fa community management, che è chiamato in qualche modo a mettere assieme appunto tante cose diverse. Secondo punto, questa è una cosa un po' ideologica, diciamo, però quella filo lì, diciamo così, poi ne parliamo. Spostare il baricentro della governance, ok, la governance poi decidiamo se è più terzo settore, se è pubblico, se è un misto, se è privato, cioè. Però la policy dove? In quale contesto di policy?
In quale contesto di policy? Dove sfidiamo i signori di prima a fare davvero l'economia della condivisione? Secondo me non è solo regolare bene i beni privati, perché contemperino anche esigenze di carattere sociale, ma non sono neanche i beni pubblici, quelli che passano attraverso un rapporto diretto pubblico fornitore privato, c'è la cosa del comune. C'è tutto lo schema dei beni comuni, dove i beni comuni prevedono anche delle forme di autogoverno per gestire delle infrastrutture che sono di interesse comune. Di questa roba qui, del mondo vecchio, non abbiamo quasi più niente. Io sono trentino, abbiamo le reliquie, si chiamano carte di regola, dove nel Medioevo i cittadini di un certo territorio, censiti, anche qui cittadinanza, residenza e cosa, ci sono autotassati per gestire il territorio, la legna, il bosco, il fieno, le cose, per mantenere in vita non solo loro stessi, ma anche le loro generazioni future, generando tutti degli elementi di valore attraverso la partecipazione diretta. Per cui in alcuni paesi del Trentino ci sono due campanili, quello della Chiesa e quello della Carta di Regola. Ora, sapete bene, io lo dico qui perché abbiamo poco tempo, che tutto il tema, moltissimi temi della rigenerazione, dell'economia della condivisione, cose del genere, sfuggono sempre più al diritto privato e al diritto pubblico e finiscono sempre più nel campo dei beni comuni. Dico, regolamento per la gestione dei beni comuni urbani, cose del genere. Se bene comune non è una cosa, no, buttata lì, tanto perché fa figo dire oggi commo, se bene comune è una cosa seria, attenzione che allora la governance diventa una governance di taglio autogestionario e per la regolazione di infrastrutture, che sono infrastrutture che generano benefici anche per altri soggetti. Voi, se voi governate una cosa o un bene comune, dovete avere lo stakeholder o lo shareholder nel vostro consiglio di amministrazione, che è la generazione prossima alla vostra, per la quale dovete curare l'interesse. Quindi anche questo è un tema interessante. Riconvertire le competenze di prestazione di servizio, questo l'ho detto un po' prima, il terzo settore, oggi la cooperazione sociale, è piena di bravissimi erogatori di servizi. Super tecnici, codificati, no? Accreditati, mansionati, che vanno bene, naturalmente certe cose, non sto dicendo che buttiamo il passato, no? Un bambino con l'acqua sporca. Però dentro queste piattaforme qua, dove non si fa la disintermediazione nuda e cruda, sono pienamente d'accordo, qualcuno che reintermedia però, che mette assieme non solo l'intervento specialistico, ma l'intervento del quartiere, cose che fate già, però come dire, bisogna farle ancora meglio. Qui c'è un tema di riconversione delle competenze di molte organizzazioni. Un cooperatore sociale qualche tempo fa mi ha detto: sai qual è il mio problema del futuro della mia cooperativa? Che ho 200 erogatori di servizi e ho bisogno di avere 200 community manager nei prossimi 3 anni. Auguri, 200 esagerato, potrebbero essere anche 20. Però su quei 20 devi fare o hai una nuova generazione di operatori, che non sono io, perché siamo troppo vecchi, oppure io credo anche nella riconversione delle competenze, scusate, voglio dire, non è che... Okay. E poi altre cose, utilizzare in modo meno dogmatico le forme giuridiche, che è il terzo settore, no? Mamma mia, ci sono le colonne d'Ercole, io cooperativa, e questa qua è rimasta purtroppo nella, no, tua associazione, APS, fondazione, guarda che secondo me i meccanismi di governance di queste cose possono cambiare nel corso del tempo, laicità e consapevolezza nell'utilizzo delle forme giuridiche, diciamo, no? E poi in qualche modo, ecco l'altra cosa che volevo dire, poi ho quasi finito, migliorare la qualità della governance. Qui c'è un problema, non so, per gli enti pubblici se la vedono loro, mi viene da dire, però se ci diciamo, no, com'è la qualità oggi della governance del terzo settore? Secondo me c'è bisogno, siccome abbiamo una grande designer dei servizi qui dentro, la Marta, comunque è andata via, vabbè, ok, ma poi ci sarà, c'è bisogno, secondo me, di fare anche design della governance. Infatti il suo guru, che si chiama Ezio Manzini, oggi applica delle tecniche interessanti di design ai processi democratici. Cioè, scusate, basta assemblearismo, o non solo assemblearismo, ci vuole una tecnocrazia diretta, come dice Parag Khan, ci vogliono tutta una serie di meccanismi, anche minimamente codificati, di presa delle decisioni e assunzione delle responsabilità, perché la governance è assunzione di responsabilità, che rendano più efficace questa cosa. Perché se la gente, come dicono a Roma, non vede che nel terzo settore c'è una governance effettivamente inclusiva, aperta, però funzionale ed efficiente, non lo vede il valore aggiunto del terzo settore e va a comprare le banane fair trade all'Esselunga, perché tanto il prodotto l'ha comprato. Mentre invece per comprare banane fair trade al commercio ecosolidale, io devo far funzionare bene anche il meccanismo di governance in cui io vedo il contadino che l'ha prodotta e decidiamo insieme come gestire questa cosa. Cioè, questa roba qui, secondo me, nel terzo settore oggi è un po' in crisi, un po' a migliorare, diciamo. Fine, l'altra cosa lo dico velocemente, il digitale, tutto questo non è importante. Di più,
di più, e allora uso una parola che non usa nessuno in questo periodo, che dice trasformazione digitale, digital transformation. Bene, di quei 200 milioni che pare ci siano nella riforma del terzo settore, che verranno date per fare dei progetti di sviluppo, di innovazione, eccetera, io ne avrei blindati almeno la metà per un programma nazionale di digital transformation nel terzo settore. Perché secondo me nel terzo settore c'è un'idiosincrasia un po' supponente, no, come dire, a me quelle robe lì, capito? Oppure dei pericoli alle volte vengono paventati, che ci sono, però argomentali, voglio dire, e poi soprattutto cerca una via al digitale, perché il digitale non è virtuale, è vita reale ormai per tante cose, sui meccanismi di consumo, di relazione, cose del genere. Un documento di policy forte del terzo settore sulla digital transformation io fino adesso non l'ho mai visto, magari esce domani mattina, l'avete fatto in Puglia voi, diciamo. Però ok, fine. Cosa c'è nella riforma del terzo settore? C'è qualcosa? Boh, sì, tutto sommato, a me lo dico, posso dire, per come siamo messi come paese, in particolare sulla politica, a me la riforma del terzo settore, tutto sommato, se mi dite sì o no, dico sì. È stata portata a casa, è già un risultato clamoroso, no? Tra il Mattarello, Mirello, le cose, i voti, le cose. Comunque è stata portata a casa, una delle poche. E secondo me ci sono dentro delle cose interessanti anche in quest'ottica del fare il terzo settore delle piattaforme. Cosa che c'è dentro? Uno, i settori di attività vengono allargati. C'erano già prima, ma oggi sono molto allargati. Quindi il welfare collaborativo tu lo puoi fare non solo nei servizi sociali, ma incorporandolo dentro settori economici altri, la cultura, l'agricoltura, la cosa, eccetera, no? Ok, primo punto. Ah, ci sono sgravi per gli investimenti. Interessanti. Se tu oggi hai bisogno di risorse e vuoi attrarle anche da investitori, che sono investitori che vedono qualità della governance e valore aggiunto di quello che fai, oggi puoi scaricarle dalla dichiarazione dei redditi. Anche come persona fisica, non solo come imprese che investono in organizzazioni di terzo settore. E questo è interessante. Poi c'è un modo anche, qui vabbè, viene giù tutto con questa cosa qua, di ricostruire forse i corpi intermedi del terzo settore. Si possono creare delle associazioni di terzo settore, sia a livello locale che a livello nazionale, con 500 organizzazioni, o 100 organizzazioni, non mi ricordo più, comunque dei numeri non altissimi tutto sommato, forse si potrebbe creare anche una coalizione del terzo settore digitale, che su quella cosa lì fa un investimento di conoscenza, si mette assieme e si accredita nel dialogo istituzionale col governo. Poi va bene che ci sia tutto il resto, il forum, le cose, va benissimo, però sarebbe interessante costruire qualcosa anche di specialistico. Poi ci sono 3 anni di ulteriori sgravi fiscali per lanciare un nuovo terzo settore. Le imprese sociali e anche altre organizzazioni, no, soprattutto le imprese sociali, ma anche organizzazioni del terzo settore in generale, che verranno costituiti da oggi ai prossimi 3 anni, avranno tutti quegli sgravi lì, anzi ulteriori per le fondazioni in particolare. Quindi sarà interessante vedere se questo ossigeno che viene dato attraverso, non dando soldi direttamente, ma incentivando l'investimento, però l'investitore, per quanto paziente viene, se avete un buon progetto, se no io non investo su di voi, ma non ci penso neanche sullo sgravio del 65%, perché se va male comunque i soldi li perdo, voglio dire. Però ecco, su questa cosa qui verranno dati questi incentivi alle organizzazioni del terzo settore, imprese sociali create nei prossimi 3 anni. Quindi forse da lì nasce anche un nuovo giro, più attento anche alle dinamiche che vedevamo prima. E poi tutto sommato, e qui veramente chiudo, forse c'è qualche Moloch, sapete, per me un Moloch, no? Delle politiche di sviluppo anche nel mezzogiorno, adesso lo dico, qui veramente crolla tutto, è Invitalia. Avete presente queste cose qui, no? Questo sarebbe un miracolo. Sarebbe un miracolo, veramente, vengo giù, facciamo la processione, tiriamo fuori il San Nicola e lo riportiamo in giro. Però ecco, vi informo che i 200 milioni della riforma del terzo settore li gestiranno loro. Un giorno, vi racconto questa cosa, accompagnavo una funzionaria, un dirigente di Invitalia, una cosa che abbiamo organizzato noi, mi fa, sa, noi sull'impresa sociale, adesso faccio cadere te dalla sedia, dall'impresa sociale noi abbiamo fatto già dei progetti importanti nel passato, pensi, abbiamo appena finito di erogare gli ultimi finanziamenti, proprio qualche giorno fa. Ah, ho detto, ma che progetto era questo? E mi fa, era fertilità, era un progetto. Oggi mia figlia va alle medie, ok? Ci sono stati dei progetti che sono stati presentati 15 anni fa, no? Anche di più, diciamo, vabbè, dico alle medie, e fanno le ultime erogazioni oggi. Allora, questo, adesso ci facciamo una risata, ma è inquietante. Se siamo ridotti così come paese, è anche per queste robe qua. Perché l'architettura del progetto era molto bella, e ha fatto crescere molte cose. Però, secondo me, se spingiamo su queste cose qua, se ci facciamo sentire forti anche delle esperienze del passato, nonostante ci siano di mezzo anche questi soggettoni qua, comunque le risorse almeno in parte ci sono.
ci sono per fare che cosa? Per avviare un processo come quello che ho cercato di delinearmi nelle cose che ho detto prima, ma mi fermo qui intanto, grazie. Buongiorno a tutti, io sono Vicentino, sono il portavoce del forum del terzo settore della Puglia. Saluto, diciamo, tutti gli amici. Le cose dette sono tutte vere, nel senso, mi dispiace dirlo, io sono un anziano, nel senso facevo parte del consiglio di amministrazione di Invitalia quando mandavamo in onda il progetto Fertilità, quindi stiamo parlando del 2000, se non sbaglio, insomma, che sono progetti che all'epoca avevo selezionato. Visto i tempi sono questi, io non vedrò più niente, nel senso che a 90 anni insomma, diventerà difficile vedere cosa siamo riusciti a seminare questa cosa. Questa la dice lunga sui quello che giustamente hai detto, qua tutto si ripete. E questo, diciamo, ci preoccupa ma ci aiuta, nel senso che in effetti il terzo settore, io parlo, diciamo, quello che un po' la mia esperienza anche di vita sia associativa che professionale, è nato da tutta un'esperienza degli anni 60, 70, il forum questi giorni festeggi 20 anni di anzianità, sono tutte cose un po'. Però ci stiamo ponendo questo problema di ringiovanire queste aree qua. Però faccio così un invito, io personalmente faccio fatica a trovare persone che mi diano una mano a ringiovanire il forum del terzo settore, perché poi nelle cose bisogna metterci impegno, passione, dedizione e creare delle cose reali che diano anche delle risposte concrete a chi si deve inserire nel mondo del lavoro, eccetera. Io personalmente faccio fatica, perché tutti sono bravi, tutti chiedono, tutti sono disponibili, però sono poche le persone che quel nostro impegno, diciamo, di 20 anni fa, che ci ha portato a costruire queste resi, io ve lo dico sinceramente, non lo noto più. Non perché non c'è, ma perché c'è questa diffidenza a creare resi. Abbiamo sul palco adesso 3 testimonianze di esperienze dirette, a vario titolo di condivisione, condivisione, eccetera. Ciascuno di loro si presenterà e vi racconterà questa esperienza, e dopodiché la parola alla dottoressa Candela della Regione Emilia, dell'assessorato. Inizia Marco Costantino, che presenta Avanzi 2.0, è un'iniziativa di un'associazione che si chiama, se non sbaglio, correggimi, Farina 080 Onlus. È nata a valle di un progetto di un Puglia Capitale Sociale, che era un programma già gestito in passato dall'assessorato al welfare, e si occupa di food sharing. Questo è il titolo, il tema generale, ma adesso Marco Costantino vi dirà i dettagli. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, come diceva Piero, la nostra è una sperimentazione sul tema del food sharing. Oggi però ho ritenuto, come da invito anche di Flaviano prima, piuttosto che, diciamo, di fare una premessa sul perché bisogna occuparsi dello spreco di cibo, che do per scontato, voglio dire, penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che sia meglio evitare lo spreco di cibo, e quindi, diciamo, salterò la parte introduttiva sui numeri anche piuttosto spaventosi rispetto a questo problema. Voglio raccontarvi la nostra esperienza, quindi come siamo nati, come ci siamo organizzati e dove siamo arrivati fino a questo momento. Allora, come diceva correttamente Piero poc'anzi, Avanzi Popolo nasce come un progetto. Nasce nel 2013 quando un gruppo di amici, leggendo appunto questo bando Puglia Capitale Sociale della Regione Puglia, ha l'idea di sviluppare un qualcosa sul tema del food sharing e dello spreco alimentare. Il bando effettivamente aveva una connotazione molto interessante, cioè si rivolgeva a dei comitati locali, quindi a dei soggetti, diciamo, ampi, con l'individuazione di un soggetto capofila che doveva essere un'organizzazione di volontariato. Da questo dato, diciamo, tecnico, se volete, deriva per noi innanzitutto la necessità di individuare quindi un'organizzazione di volontariato. Costituiamo un partenariato ampio e ci rivolgiamo a un soggetto storico, piuttosto anche ben organizzato in questa città, che svolge da diversi anni un'attività sociale importante di mensa sociale nei confronti di soggetti bisognosi. E così nasce il progetto Avanzi Popolo.
che raffigurammo in questa infografica. Cosa volevamo provare a sperimentare con Avanzi Popolo? Dicemmo a questa organizzazione del terzo settore che lo spreco di cibo da parte delle famiglie, dei ristoranti, di qualsiasi soggetto privato più o meno organizzato potesse essere un ulteriore strumento di approvvigionamento per loro e che avrebbero potuto quindi così aumentare il cibo che poi loro erano tranquillamente in grado di distribuire attraverso i loro canali. Oltre a questo però ci interessava fare anche un lavoro culturale di diffusione della cultura del non spreco e per questo volevamo testare anche una piattaforma web di food sharing, la prima piattaforma di food sharing in Puglia su scala urbana, cioè eravamo convinti che questa cosa del food sharing potesse funzionare a livello urbano. Trovo sul sito un pacco di pasta piuttosto che uno yogurt che sta a 5 isolati da casa mia ed è verosimile che possa muovermi per andare a prenderlo. Se si trova in un'altra città è pressoché certo che non mi interessa affatto. Facciamo questa sperimentazione e cominciamo, diciamo, a in qualche modo provare ad ammodernare gli strumenti che, di comunicazione che questa organizzazione già aveva, mantenendo però il loro approccio tipico, cioè la distribuzione è quella tipica attraverso la mensa sociale, quella che viene svolta alla stazione centrale ogni sera. L'approvvigionamento però può cambiare, può venire dai privati, però può venire anche dalle famiglie. E un canale può essere quello del cibo eccedente, cioè quello del cibo che rischia di essere buttato. Come vi dicevo prima, oltre a questo, creiamo la piattaforma avanzipopolo.it che ha un altro destinatario, cioè non si rivolge a uno scopo sociale, ma si rivolge, cioè cerca di innescare lo scambio uno a uno fra privati, nella convinzione che lo spreco di cibo vada combattuto non soltanto perché può essere un canale di approvvigionamento per il sociale, ma anche come gesto ecologico, cioè lo spreco fa male in assoluto. Realizziamo questo progetto, quello di cui ci rendiamo conto è che un rischio di un approccio di questo tipo è un effetto collo di bottiglia, cioè noi ci proponiamo di aumentare i canali di approvvigionamento, però poi il canale di distribuzione rimane sempre quello. E tra l'altro questo tipo di canale di distribuzione ha un problema, cioè vuole grandi quantità di cibo standardizzato, cosa che non funziona se pensiamo invece a quello che può essere il pubblico delle famiglie della città di Bari, a cui può avanzare oggi un pacco di pasta, domani uno yogurt, dopodomani un pacco di biscotti, e quindi prodotti in piccola quantità che, diciamo, non servono ad una mensa che serve invece potenzialmente centinaia di persone. Ci poniamo allora alla fine del progetto il problema del famigerato follow up, non tanto perché fosse una richiesta del bando sinceramente, ma perché ci interessava portare avanti questa sperimentazione. E vi dico subito che l'organizzazione con cui avevamo collaborato era poco interessata alla faccenda della piattaforma web di food sharing, perché quella parte era totalmente disintermediata, era relativa ad uno scambio uno a uno fra privati e quindi non intercettava i loro canali di funzionamento. E quindi decidiamo di costituire un nuovo soggetto giuridico, l'APS Farina 080 Onlus, che nasce con lo scopo inizialmente di gestire la piattaforma di food sharing avanzipopolo.it. Dopodiché, siccome però volevamo continuare anche a svolgere questo ruolo di raccolta di cibo anche a scopo sociale, ci troviamo subito di fronte a un problema, cioè non avendo più il contatto con l'organizzazione capofila del progetto che aveva un canale di distribuzione, diciamo, piuttosto ben definito, ci poniamo il problema di come adesso cominciare a lavorare per trovare un canale di distribuzione a questo cibo così variegato e in condizioni molto, molto diverse. Una delle primissime cose che ci è capitato di fare su sollecitazione esterna fu in emergenza, cioè in poche ore, gestire 500 panini avanzati al concerto di Jovanotti. Chiama qualcuno e ci dice: ah, voi siete Avanzi Popolo, io ho questi 500 panini, domani non sono più buoni, dobbiamo trovare il modo di distribuirli. E decidiamo di fare di necessità virtù e quindi, non avendo più questo contatto diretto, pensiamo che l'unica modalità che poteva funzionare era quella di sfruttare i tanti collegamenti che intanto avevamo costruito sul territorio e quindi intercettare tante realtà che in questa città fanno un eccellente lavoro di supporto.
aperto, no, ai bisognosi in maniera molto diversa per trovare destinazione a questo cibo. Sulla scorta di quell'esperienza capiamo che questo è un modello che può funzionare. Prima Flaviano Zandonai diceva una cosa molto interessante rispetto all'estrazione di valore a partire da cose che abbiamo già. Ecco, noi abbiamo cercato di estrarre valore sociale a partire da cose che avevamo già, in questo caso cibo avanzato. E quindi abbiamo provato a creare una rete a chilometro zero in cui noi non ci proponiamo di fare noi da quello di bottiglia e quindi di intermediare necessariamente ogni volta tra un soggetto cui avanza cibo e un soggetto che ne ha bisogno, ma di fare piuttosto da server, cioè da piattaforma dove i soggetti più diversi possono incontrarsi. Se poi questa relazione diventa una relazione uno a uno, che quindi salta la nostra intermediazione, io dico tanto meglio, cioè rinunciamo volentieri a governare questo processo se diciamo in favore dell'efficacia del processo stesso. Per cui succede per esempio che una coppia di sposi ci chiama per recuperare le eccedenze del loro banchetto matrimoniale e noi mettiamo in collegamento la sala ricevimenti con lo sportello Caritas della stessa località a chilometro zero. E succede che questi due soggetti, pur trovandosi praticamente uno accanto all'altro fisicamente, non si conoscessero e cominciano a stabilire una relazione per cui da quel momento in poi, ogni volta che c'è un matrimonio, lo sportello Caritas sa che il giorno dopo può andare lì e ritirare tutto quello che è avanzato. È una maniera di intervenire che diventa più semplice per noi, perché ci evita chiaramente di dover mettere in piedi un complicato sistema di distribuzione di cibo con tutto quello che la normativa poi richiede, e che si dimostra più efficace perché crea relazioni uno a uno. In altri casi invece è la nostra rete di volontari che si attiva per fare da collegamento tra un soggetto e l'altro. Con questa modalità riusciamo ad intervenire anche su categorie di eccedenze alimentari molto poco standardizzate e non necessariamente in grandi quantità. Pensate a quella che può essere l'eccedenza di un ristorante di medie dimensioni in questa città, che chiaramente a fine giornata non avrà tonnellate di roba, però potrebbe avere per esempio una vaschetta di pasta al forno, diciamo, pronta e che altrimenti butterebbe, e che ci chiama e attraverso una rete di volontari viene portata magari a due isolati, a tre isolati dove c'è una mensa sociale, laddove non può lui direttamente fare questo passaggio. Ci accorgiamo che questa roba funziona. Con i matrimoni siamo arrivati quest'estate a gestirne circa una trentina con questa modalità. Quello che facciamo, come dicevo prima, è mettere in collegamento la sala ricevimenti con un soggetto locale. Ci interessa molto che il soggetto destinatario del cibo sia il più vicino possibile alla sala ricevimenti, non soltanto per una questione di logistica, cioè il cibo non deve rovinarsi, ma soprattutto per la costruzione di comunità, che è importante. In circa due anni di attività siamo arrivati a recuperare oltre 9.000 kg di cibo. Questa è un'altra attività interessante che abbiamo fatto presso la cooperativa di Angelo, che Angelo vi presenterà fra poco. Aveva un'eccedenza di prodotti che, arrivati a fine stagione, costava più diciamo, raccogliere che non lasciar marcire sul terreno, e quindi organizziamo con una rete di volontari in parte scout, in parte di una parrocchia lì nelle vicinanze, una raccolta a fini sociali. 8 quintali. 8 quintali. Ottimo lavoro. Ottimo lavoro. No, perché poi Angelo ha contribuito, cioè non è che stava lì, diceva prego prendete, ma cioè in prima persona stava lì a raccogliere con noi. L'altro. Esatto, come secondo il nostro modello di funzionamento sono stati suddivisi attraverso in un'ampia rete di soggetti destinatari. Questo infatti è l'altro dato che ci interessa molto presentare, cioè il risultato di aver messo in contatto 31 donatori tra ristoranti, catering, sale ricevimenti, convegni, imprese di produzione, come nel caso di Angelo, ma anche di trasformazione, di distribuzione di prodotti alimentari,
con 38 enti di carità che su tutto il territorio hanno esigenze anche molto diverse, cioè chiaramente chi ha una mensa sociale non ha la stessa esigenza di chi invece prepara i pacchi famiglia o di chi magari ha un centro diurno. Cioè sono esigenze diverse che vanno trattate in maniera diversa e che con questo sistema riusciamo a far coincidere. Naturalmente non abbiamo abbandonato la piattaforma di food sharing, che diciamo è l'elemento ecologico e di condivisione che ci interessa mantenere e che ad oggi registra 133 ceste, sono i prodotti caricati sulla piattaforma, con 125 scambi già avvenuti e registrati. L'ultima parte del nostro lavoro riguarda la parte culturale, di diffusione culturale del messaggio contro lo spreco di cibo. Tra le azioni che vi volevo presentare c'è la diffusione delle doggy bag presso i ristoranti che decidono di utilizzarle, il lavoro nelle scuole dove svolgiamo laboratori sul tema dello spreco alimentare, con i più piccoli ma anche in realtà in eventi dedicati a qualsiasi livello di età, e poi la partecipazione alla stesura della legge regionale sul recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici, che diciamo ha seguito la legge nazionale e che per noi è un importantissimo strumento perché ci dà un'arma in più per proseguire nel nostro lavoro. Chiudo presentandovi diciamo gli sviluppi di questo progetto, che sono diciamo le attività attualmente in corso. Una è quella del frigo solidale, un'esperienza che abbiamo copiato dall'estero, ce ne sono alcune in Francia, in Spagna, in Inghilterra, in Germania, ma anche abbiamo visto in Iran, in Brasile, nei posti più impensabili. Che cos'è? È il tentativo di portare il food sharing dalla dimensione digitale alla dimensione analogica, cioè magari non tutti hanno confidenza con un telefono cellulare e quindi decidono di fare la foto a quel prodotto, caricarlo sulla piattaforma e attendere di essere ricontattati, perché questo sappiamo che comunque rappresenta una barriera all'ingresso a quella piattaforma. Vogliamo dargli uno strumento ancora più semplice, quanto più diffuso possibile. Per il momento stiamo partendo con 7 frigoriferi dislocati in vari posti della città, uno è qui dentro, al momento nello spazio di coworking, ma abbiamo concordato di spostarlo giù al piano terra in maniera tale da renderlo accessibile a chiunque lato strada. Questo consente una gestione e uno scambio diciamo assolutamente semplici, per cui chiunque può arrivare lì, lasciare un prodotto, e chiunque altro può arrivare lì e ritirare un prodotto. Nella logica diciamo del food sharing fine a se stesso, se volete, cioè di natura ecologica e non necessariamente sociale. Naturalmente a seconda della collocazione del frigo questo a volte ha una connotazione più di questo tipo, come quello che abbiamo collocato per esempio che viene collocato questa mattina all'interno dell'università, altre volte ha una finalità più sociale, come per esempio quello che abbiamo presso la parrocchia di San Sabino al quartiere Iapigia, o presso il CAF CAP di San Pio di fronte all'Accademia del Cinema per Ragazzi di Enziteto. L'altro progetto che ci vede impegnati in questo periodo è quello della partecipazione alla gestione della Casa delle Bambine e dei Bambini, per noi il primo esperimento di gestione di un servizio pubblico, perché si tratta di uno spazio, di un centro polifunzionale del comune di Bari, che è stato affidato in gestione ad una ATS. Noi in particolare all'interno di questo soggetto siamo impegnati nella gestione dell'emporio e della boutique solidale. Di che cosa si tratta? Si tratta di una sorta di supermercato accessibile alle famiglie individuate dal comune di Bari con un ISEE al di sotto dei 3.000 euro e che attraverso una sorta di moneta alternativa possono entrare lì e fare la spesa. Qual è la novità secondo noi rispetto ad altri strumenti più tradizionali? È che piuttosto che ricevere un pacco famiglia dove sono io che decido cosa va bene per te, le famiglie possono entrare e decidere come utilizzare i loro soldi, sebbene dati dal comune di Bari, e quindi che cosa acquistare. Cioè per dirvi una banalità, osserviamo spesso le famiglie che entrano con i bambini dover litigare con i bambini, come faccio io con mio figlio, per comprare un giocattolo in meno
e magari una tutina in più piuttosto che un prodotto alimentare in più. Per quanto questo, diciamo, possa essere ritenuto sconveniente magari da qualcuno, a noi piace aver restituito la dignità della scelta a queste famiglie. L'ulteriore passo che stiamo per intraprendere è aprire l'uso di questa moneta complementare non soltanto ai beneficiari di questo servizio, ma a tutta la cittadinanza di Bari, pagando in moneta complementare, quella che si chiama moneta complementare, chi viene a donarci per esempio un passeggino usato, una tutina usata, moneta complementare che potrà... Salve a tutti, grazie dell'invito, sono Rosa Vaglio, faccio parte dell'associazione Diritti a Sud, che è la promotrice insieme a un'altra associazione, un'altra realtà, tra l'altro barese, che si chiama NetDonet Solidaria. Vorrei partire, insomma, dalla presentazione del nostro progetto con queste immagini che sono sicuramente non bellissime. Questo è un posto molto brutto, come si può notare, e si trova a Nardò, che è appunto la città da cui noi veniamo e dove lavoriamo. E questo è il cosiddetto ghetto di Nardò, uno dei tanti ghetti pugliesi e anche, cioè comunque sono un po' sparsi in tutto il sud Italia, fra la Sicilia, la Calabria, la Basilicata e la Campania, sono a nostro avviso la vergogna d'Italia. In questi posti vivono periodicamente, a seconda poi, no, del lavoro agricolo che si fa, quindi o d'estate o in autunno, e vivono centinaia e centinaia di braccianti agricoli provenienti prevalentemente dall'Africa, da varie zone dell'Africa, quindi dal Maghreb soprattutto e zona subsahariana. Quindi in queste immagini lo vedete vuoto, perché comunque queste sono state scattate nell'ottobre del 2016 ed era stato appunto appena, cioè si era svuotato, perché comunque poi in genere a fine settembre, metà settembre i lavoratori vanno via. Diciamo che per anni comunque questo fenomeno si è ripetuto nel nostro territorio nella totale indifferenza da parte dei cittadini e da parte delle istituzioni, ma negli ultimi anni, anche a causa, diciamo, dei tristi eventi di cronaca che ci sono stati, perché comunque proprio nella mia città, insomma, ci sono stati dei casi di morte sul lavoro proprio nei campi, mentre queste persone lavoravano alla raccolta del pomodoro, che poi vengono diciamo, utilizzati per produrre prodotti trasformati come la salsa, che viene venduta sugli scaffali dei supermercati dove tutti andiamo a fare la spesa, e anche, insomma, da prodotti fatti da grandi marchi che sono appunto tranquillamente venduti appunto nella grande distribuzione. Noi ci occupiamo di questo problema perché ovviamente finché tutto è rimasto all'oscuro queste persone vivevano una condizione di estrema precarietà, come potete capire da soli dalle immagini, insomma non c'è bisogno neanche di spiegarlo, quindi senza servizi, senza acqua, senza una casa degna, senza la possibilità senza trasporti pubblici, senza la possibilità di relazionarsi con le persone, perché comunque questo posto è, insomma, un po' fuori dalla città, con la difficoltà di parlare la lingua, di capirla e quindi di potersi esprimere, senza documenti e quindi di conseguenza senza un lavoro contrattualizzato, e questo porta le persone a vivere in uno stato di clandestinità che li porta ad essere della merce per chi li sfrutta, perché stiamo parlando di questo, di sfruttamento del lavoro nel settore agricolo perpetrato da imprenditori italiani che si servono di intermediari definiti caporali per trovare manodopera appunto in maniera illegale. Quindi questo è il contesto, diciamo, da cui noi siamo partiti. È dal 2009 che ci occupiamo di questa storia, stando lì proprio, in realtà alcuni attivisti di Diritti a Sud si occupano dal 2009 di questa storia, stando lì tutti i giorni, cercando di creare anche un patto di fiducia con queste persone che ovviamente non l'avevano assolutamente, portando l'acqua, insomma cercando di capire veramente che cosa si poteva fare. Passano gli anni, arriviamo nel 2014 e
si costituisce comunque un gruppo che poi diventa un gruppo appunto non più informale e nasce l'associazione Diritti a Sud. Siamo adesso 20 attivisti e nel giro di 2 anni e mezzo abbiamo realizzato una serie di progetti. Il primo proprio è stato quello di mettere su una scuola di italiano per stranieri totalmente gratuita, perché ovviamente questo l'abbiamo fatto perché all'interno ci sono insomma delle figure professionali come 2 insegnanti di italiano per stranieri insomma specializzate. Tra l'altro molto spesso capita che nei circuiti diciamo dell'accoglienza che io definisco istituzionale, quindi come ad esempio gli SPRAR, questa figura magari non c'è perché l'italiano viene fatto insegnare magari a persone che non sono neppure insegnanti, quindi c'è diciamo anche questo aspetto. Comunque recuperiamo anche un piccolo casolare abbandonato in cui uno dei ragazzi che abbiamo conosciuto in questi anni, che è anche oggi qui con noi, si chiama Mussa, che prima appunto viveva in questo posto, adesso no, e noi cercammo diciamo nel nostro piccolo, recuperando del materiale da una casa che doveva essere distrutta, di renderlo un po' più confortevole, se si può usare questo aggettivo per una catapecchia diroccata, però insomma vabbè, per darvi l'idea, perché appunto nel gruppo magari ci sono anche degli ingegneri, quindi delle persone che comunque sapevano cosa fare. Arriviamo nell'estate del 2015, nell'inverno del 2015, no, nell'estate del 2014 vengono a trovarci i compagni appunto di Solidaria. Vengono a Nardò, anche loro comunque portavano avanti delle attività qui a Bari a sostegno dei migranti, soprattutto per le problematiche riguardanti la questione abitativa. Quindi vengono e dicono: ragazzi, noi ci siamo messi a fare la salsa di pomodoro insieme a questi ragazzi stranieri perché comunque vogliamo dimostrare che in realtà è possibile produrre e lavorare in agricoltura senza sfruttare le persone. Quindi il principio di sfrutta zero, perché così si chiama il nostro progetto di produzione di salsa di pomodoro, è curare tutta la filiera produttiva e cercare di retribuire in maniera giusta ed equa le persone che ne invece non lo sono, perché appunto questi ragazzi continuano comunque a essere pagati a cottimo. Che cosa vuol dire? Lavorano per tantissime ore sotto il sole cocente e vengono pagati a cassone. Un cassone di pomodori pesa 350 kg e loro beccano poco meno di 4 euro per ogni cassone, considerando che c'è comunque anche il problema del fatto di pagare il trasporto, il panino eccetera, che costa da arrivare a 8 euro, quindi minimo bisogna raccogliere 700 kg di pomodori per poter recuperare quelle 8 euro. Io adesso vi sto raccontando un po' gli aspetti principali, diciamo che adesso l'interesse da parte del governo, da parte dello Stato c'è, ci si sta muovendo in qualche modo, anche la Regione Puglia insomma ha attivato delle misure, anche se siamo ben lontani da quella che è la risoluzione del problema e ben lontani da quella che potrebbe essere una degna accoglienza e anche un riuscire a sviluppare in tutti noi la capacità di convivere insieme, abbandonando finalmente queste differenze che comunque creano dei muri anche proprio all'interno delle nostre città. Quindi vengono questi ragazzi e ci dicono: ci state a fare la salsa con noi? Noi diciamo sì, cioè senza avere dei reni, senza sapere nulla di agricoltura, no, però eravamo al sud, siamo a Nardò, una terra vocata comunque all'agricoltura, piena di terreni incolti, soprattutto abbandonati o coltivati abusivamente da grandi imprenditori che adesso stanno nel processo che è in corso a partire dal 2013, e quindi diciamo sì, proviamoci. Quindi non avevamo soldi, non avevamo un euro, quindi come facciamo? Che facciamo? Facciamo un crowdfunding. E quindi abbiamo realizzato un piccolo video che adesso vi faccio vedere, che spiega bene alle persone, agli utenti delle piattaforme, che cosa volevamo fare per poter avere un po' di soldi per poter iniziare. Quest'estate vogliamo produrre e vendere salsa di pomodoro. I professionisti di questo progetto siamo noi. Migranti, contadini, giovani professionisti, precari, disoccupati e studenti. Coltiveremo e acquisteremo pomodori, li trasformeremo in salsa con le necessarie attrezzature e in idonee condizioni igienico-sanitarie e imbottiglieremo la nostra salsa utilizzando bottiglie di vetro riciclate. Perché lo vogliamo fare? Perché vogliamo che l'oro rosso, simbolo del caporalato e dello sfruttamento in Puglia e in Basilicata, venga raccolto e trasformato fuori dalle logiche del mercato che alle persone antepone i profitti. Perché vogliamo costruire una filiera produttiva alternativa per dimostrare che è davvero possibile praticare forme di economia solidale e soprattutto senza padroni.
Zero. Sfrutta Zero è il marchio dei prodotti che nasceranno dal nostro impegno e dalla nostra collaborazione, fondata su un lavoro di tipo cooperativo e mutualistico, sul rispetto di tutte le differenze, di colore della pelle, genere, cultura e orientamento sessuale, e sulla dignitosa retribuzione di tutti coloro che lavoreranno per far sì che Sfrutta Zero diventi realtà. Che cosa chiediamo? Per finanziare l'intera filiera produttiva, dal reperimento delle materie prime all'acquisto delle attrezzature e dei macchinari per la trasformazione e la distribuzione della salsa di pomodoro Sfrutta Zero, abbiamo bisogno di una mano. Ci serve il vostro aiuto per fare in modo che queste pratiche diventino sostenibili e costanti nel tempo. Dobbiamo unire le forze per combattere lo sfruttamento della forza lavoro e dell'ecosistema e per dimostrare che non è un'utopia credere in un mondo migliore. Si può fare. Noi ci crediamo. E voi? Piccolo e breve video, abbiamo raccolto i primi 8.000 euro che ci sono serviti comunque per retribuire le persone che lavorarono a quel tempo nei nostri due piccoli appezzamenti di terreno. Il primo anno riusciamo a, lavorando appunto in maniera, cioè tutti insieme, quindi ragazzi italiani, poi anche ragazzi italiani che fanno parte del gruppo, sono precari, disoccupati, comunque con problematiche lavorative, e ragazzi appunto africani che vivevano a quel tempo ancora lì nel ghetto. Abbiamo retribuito in maniera giusta attraverso i voucher all'epoca, perché insomma quella era appunto la forma che potevamo permetterci di usare, comunque con anche la retribuzione, il pagamento di contributi e di assicurazione INAIL. Quindi infatti in questa foto siamo misti, ci sono anche ragazzi di Bari che vennero a trovarci proprio nei nostri campi a Nardò. Il primo anno abbiamo prodotto 2500 bottiglie. Con nostra grande sorpresa, questo è proprio il primo mercatino, si può capire anche dalle facce contentissime che abbiamo, con nostra enorme sorpresa questa salsa ottiene un grande successo, perché comunque è buona, non era, è buona, buonissima, perché comunque, stavo dimenticando una cosa importante, è coltivata in maniera naturale, tra l'altro stiamo diventando, diciamo, sempre più bravi, siamo partiti dall'essere inesperti al imparare qualcosa, perché nel frattempo si è sviluppato anche un movimento di agricoltura naturale nel Salento che raggruppa tanti produttori, piccoli produttori come noi, che cercano appunto di non utilizzano la chimica. Quindi il prodotto è veramente ottimo, soprattutto perché è anche genuino. Tra l'altro c'è il recupero ovviamente dei beni comuni, perché comunque noi recuperiamo terreni che diciamo sono abbandonati. Quindi iniziamo a vendere soprattutto nella nostra zona, quindi nei mercatini locali. Quando arriva la richiesta da parte l'invito, diciamo, da parte della fiera di Trento, Fa la cosa giusta, ad andare insomma lì. Non avevamo ancora una lira per andare, perché comunque i soldi che avevamo, diciamo, guadagnati li avevamo spesi per pagare la trasformazione, che ci costa un bel po', perché la salsa è trasformata in un laboratorio di trasformazione a norma e i lavoratori. Però questi organizzatori decidono comunque di inviarci del denaro, quindi riusciamo ad affittare un furgone, partiamo e andiamo per la prima volta appunto a Trento 2 anni fa, e fra la settimana partiremo per partecipare per la terza volta. Poi abbiamo partecipato per 2 volte anche a Milano, quindi siamo già alla 5ª partecipazione di A Fa la cosa giusta. Nel frattempo cresce l'interesse da parte dei giornali, da parte delle persone, noi curiamo molto la comunicazione, quindi comunque attraverso i nostri canali social e altro attiviamo un contatto diretto, totalmente disintermediato, con le persone e iniziamo una attività di denuncia e di informazione di quello che accade nelle nostre terre, nei nostri territori, in lungo e largo per l'Italia, perché iniziano ad invitarci dappertutto e noi dappertutto andiamo. Quindi dalla fiera di Trento poi comunque avevamo anche portato quell'anno l'uva e l'olio, perché poi abbiamo deciso di continuare, presi bene a questa storia della salsa, abbiamo anche raccolto dell'uva sempre per alcuni terreni che ci erano stati dati in comodato d'uso. Qui abbiamo Mussa sull'albero che raccoglie le olive. Sì, no, vabbè. E produciamo appunto questa marmellata, che tra l'altro comunque era buonissima, marmellata di uva, e facciamo dell'olio mosto, molto buono anche quello,
però diciamo che queste esperienze sono state un po' difficili, complicate, perché poi ripeto, non essendo molto esperti, qui infatti possiamo vedere il banchetto a Milano della fiera con appunto il nostro olio, diciamo che i costi erano veramente superiori rispetto poi, no, a quello che siamo riusciti a ricavare. Abbiamo detto che okay, ragazzi, specializziamoci quantomeno nella coltura del pomodoro, andiamo avanti. Frequentiamo un corso allo IAMO, l'Istituto Agro-Mediterraneo di Bari, in cui veniamo selezionati, in cui conosciamo Roberto Covolo, che sicuramente conoscerete, comunque manager e mente ideatrice dell'ex FADDA, ci prende a cuore, ci segue. Facciamo anche un incontro con un imprenditore della zona, Calemone, che produce la salsa con il fiaschetto a San Bino dei Normanni, e infatti compriamo da lui le 12.000 piante del secondo anno. Quindi passiamo da 2.500, una produzione di 2.500 vasetti a una di bottiglie, scusate, a una di 13.000 in un anno. E queste sono le prime tre bottiglie, con una grafica totalmente differente, perché decidiamo di metterci la faccia, come in tutto quello che facciamo, e quindi ci mettiamo sulle bottiglie. E quindi abbiamo Mussa, che è un sudanese, un contadino libero, Andrea, che è un italiano, un contadino libero, ingegnere precario, e Paola, italiana, studentessa, ma contadina libera, si sta laureando adesso, si laureerà tra pochissimo, proprio con una tesi su questi argomenti. Quindi anche va bene, decidiamo comunque di continuare, fino a che insomma quest'anno noi riusciamo a vendere al di fuori dei circuiti della grande distribuzione tutta la nostra produzione. In un anno abbiamo venduto 13.000 vasetti al di fuori dei circuiti della grande distribuzione organizzata, dato che comunque, come ho detto prima, le responsabilità dipendono soprattutto anche dalla GDO e dalle multinazionali, che comunque permettono questo, e noi lo diciamo, denunciamo questa cosa. Ci sono anche insomma diverse inchieste e reportage che lo affermano, tant'è che abbiamo appunto ricevuto un'offerta da parte di una catena di supermercati italiana molto importante, che abbiamo rifiutato per coerenza e perché appunto crediamo nella disintermediazione e nello sviluppo di un mercato differente. Infatti in questi anni nasce anche la rete di fuorimercato, che è una rete nazionale che coinvolge diverse realtà in tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, e che si impegnano in ambito rurale, agricolo e urbano, per cercare insomma veramente di ridisegnare proprio quelli che sono i rapporti nel mondo dell'economia, che poi in realtà dovrebbe semplicemente darci le norme di convivenza in questa casa comune che appunto è la terra. E infine quest'anno è stato un anno un po' particolare, perché abbiamo gestito anche una struttura, Masseria Boncuri, da dove partì il primo sciopero dei braccianti nel 2011, capeggiato da Ivan Sagnier, e l'abbiamo gestita per 7 mesi. Il comune di Nardò ce l'ha affidata in maniera diretta. Abbiamo sviluppato un modo alternativo di fare accoglienza, perché abbiamo convissuto insieme, e abbiamo, tra l'altro, i ragazzi ci hanno anche aiutato nella piantumazione di ben 17.000 piante, e grazie a loro in 2 ore noi abbiamo piantato 17.000 piantine senza comunque usare macchine, perché facciamo un'agricoltura senza appunto l'utilizzo di macchinari. Per esempio qui stiamo pulendo il campo dalla cosiddetta patatedda, che è un'erba infestante, però appunto, dato che non usiamo la chimica, usiamo le mani. E i pomodori sono raccolti uno a uno, invece nell'agricoltura intensiva e tradizionale le piante vengono sradicate e buttate nei cassoni. E come vedete c'è Claudio, che è una delle persone più grandi del gruppo, di media abbiamo 30-32 anni, però c'è lui che insomma è un po' più grande, un agricoltore esperto, che come vedete sta curando e controllando uno a uno i nostri pomodori. Quindi anche quest'anno la raccolta va abbastanza bene. Produciamo due varietà, una con un pomodoro, quello che abbiamo sempre utilizzato, un pomodoro da vivaio, e poi un'altra che si chiama la Salentina, fatta con dei pomodori autoctoni salentini, che erano delle specie scomparse a causa delle monoculture intensive, perché appunto nel Salento c'è tutto questo processo di recupero di varietà colturali che comunque erano appunto scomparse. E infine questa è proprio una foto scattata quest'anno durante la nostra raccolta, che è durata un mese,
Questo è il risultato di quest'anno. Abbiamo aumentato le facce, siamo diventati 6, ci sono anche Sabri, Francesca e Antonio, e adesso siamo, insomma, portiamo avanti anche un'altra serie di progetti, però insomma passo la parola a lui, se non diventa troppo lungo. Vi invito a seguire comunque quello che facciamo sulle pagine di Diritti al Sud di Sfrutta Zero, di contattarci, se volete la salsa acquistatela perché è buonissima. Grazie, grazie Rosa. Buongiorno a tutti, sono Angelo Santoro, sono il presidente della cooperativa sociale Sinvita e 7 anni fa abbiamo deciso all'unanimità di soci della cooperativa di entrare nel tunnel dell'agricoltura sociale, che è un tunnel molto lungo e profondo con diverse insidie, ma dove i sorrisi sicuramente ti riparano degli sforzi del lavoro fatto. Questa è stata la fase che ha determinato l'inizio del nostro cammino, il pomodoro non giudica. Il professore Latouche, il professor Semi di Viterbo, uno degli economisti che ha sviluppato l'agricoltura sociale, l'ha chiacchierata da qualche anno a questa parte d'Italia, mi disse: Angelo, il pomodoro non giudica, puoi farlo coltivare a tutti, che sia un disabile, che sia un ex tossicodipendente, che sia un carcerato in regime di pena detentivo alternativo, che sia qualsiasi persona abbia uno svantaggio o anche non ce l'abbia. Perché non sempre l'agricoltura sociale si affaccia a chi ha uno svantaggio di vita o di salute. Ci sono anche persone che decidono di scommettere su questi progetti. E quindi nel 2011 ci mettiamo in testa di vendere 1000 piante, 1000 alberelli a 10 euro e con quei 1000 euro compriamo una casetta per gli attrezzi di legno, l'impianto idrico e le piante che servono ad avviare un orto di 2500 metri quadri a casa massima, insieme ad un'associazione di famiglie con figli o nipoti con disabilità. Questo è un passaggio fondamentale, siamo uno dei primi, se non il primo, degli orti sociali in Puglia, perché mentre da Roma in su di orti sociali se ne parlano da 20 anni a questa parte, da noi invece eravamo completamente asettici sotto questo profilo. Ne abbiamo combinati tutti i colori, mercatini a chilometro zero, infocene, rete di produttori sul territorio, perché non sei da solo, ma si cammina solo se si va insieme. E quindi da lì nasce poi la voglia di cambiare quello che è il nostro status, perché in quel momento abbiamo fatto volontariato, abbiamo fatto palestra per 3 anni. Io facevo prima il rappresentante di mobili per la casa, 80.000 km all'anno, 12 kg in più e 2 ernie in più. Le ernie le sistemate con la moto zappa, le vibrazioni me le fanno rientrare. Meglio che stare in macchina e stare seduti in macchina a combattere su quelle che sono poi i pagamenti o altre discordie di chi fa il lavoro della gente. Meno per meno fa più, è una legge matematica. Quindi meno sociale, meno agricoltura fa più. Ed è una situazione imprescindibile, da lì non ci possiamo scappare. Questa è una fotografia fatta con 8 ragazzi dell'ENA di Savoia in un progetto con ragazzi autistici con grandi deficit. I ragazzi, in mezzo a questi 2 ragazzi c'erano 2 ragazzi autolesionisti, a cui è stata affidata una zappa, un piantatore, e abbiamo curato un orto di 500 metri quadri insieme per 1 anno. Vi dico che l'esperienza è stata spettacolare, perché i ragazzi tornavano a scuola e rompevano le scatole dei professori perché volevano andare nel giardino e non volevano più rimanere in classe. Ragazzi che non sanno nemmeno parlare, che per dire devo andare a passeggio, questo invece è la nostra scommessa. Nel 2014, chiamatelo come volete, chiamatelo destino, per chi crede c'è un Dio superiore, abbiamo avuto la possibilità di prendere 2 ettari, 20.000 metri quadri, a Bari, a Iapigia, in mezzo ai palazzi. Il terreno era in stato di abbandono, così come lo vedete adesso, vi farò vedere altre foto, era in stato di abbandono da 9 anni, perché l'ex fattore che portava, che conduceva i terreni era venuto a mancare prematuramente nel 2008, la famiglia non si era più occupata e quindi era alla merce di tutti. Tutti quanti facevano la spesa, perché da noi ci sono 18 alberi di fichi e fioroni che venivano depredati dal vicinato, che sta bene se il terreno rimane abbandonato, però quando noi siamo arrivati abbiamo cominciato a dire: guardate che noi non facciamo agricoltura e basta, ma c'è tutto un progetto dietro.
Il 28 giugno 2014 inauguriamo il terreno mettendo in coltivazione 1000 metri quadri su 20.000, perché in quel momento era l'unica soluzione per avviarlo. Non c'erano i PSR, erano tutti bloccati perché erano in rendicontazione, ma Bari era metropolitana ancora oggi e non accede ai finanziamenti sull'agricoltura. I fondi FES erano bloccati perché erano tutti in rendicontazione. Se vai in banca, soldi non te ne danno se non hai due bilanci positivi, ma se avevi i soldi non andavi in banca. Per le fondazioni sei troppo piccolo perché hai una visione: coltivare in pieno centro di Bari 2 ettari di orto con ragazzi disabili. Sei un pazzo, sei un folle. Erano le stesse cose che ci dicevano quando siamo partiti nel 2011 a Casa Massima. Sia le famiglie dei ragazzi ci dicevano: ma come mai mio figlio non si sa nemmeno lavare i denti la mattina e tu lo vuoi portare in campagna a lavorare? O gli agricoltori dicevano: ma noi abbiamo Casa Massima, terra di uva e di ciliegie, scappiamo dalla mattina alla sera per poter coltivare, ma tu vuoi portare ragazzi che hanno disabilità in campagna? È impossibile. Eppure i ragazzi a Casa Massima, dopo un mese che li avevamo parati nell'orto e li andavamo a recuperare per strada, perché c'era il classico scemo del paese che alle 7 di mattina è lì e alle 10 di sera è ancora lì, dopo un mese e mezzo era dietro la porta del cancello e con l'orologio faceva sedere in ritardo. Nel 2015 ovviamente abbiamo avuto quasi un anno per stabilizzarci, perché ovviamente immaginate che noi abbiamo speso circa 70.000 euro in 3 anni per mettere sull'azienda, e noi per 3 anni non ci abbiamo questi stipendi, perché era l'unico modo per comprare la motozappa, il trattore, l'impianto, per dimostrare che tutto quello che andavamo dicendo dal 2011 era possibile farlo. Nel 2015 costituiamo insieme ad altre 3 realtà del territorio, e ad oggi siamo 40 realtà in tutta la regione, il forum sull'agricoltura sociale regionale, dove avevamo bisogno che ci fosse un'attenzione su quello che è il progetto dell'agricoltura sociale, perché purtroppo senza una legge non c'è riconoscimento. Gli agricoltori, quando sentono parlare di agricoltura, pensano subito alle borse lavoro e tutti i formativi, dove si hanno, possono avere gente gratis per 6 mesi, un anno da mettere a lavoro, ma non sanno che c'è dietro. Le cooperative sociali oggi hanno quasi tutta la canna del gas, perché i servizi stanno diminuendo, i soldi diminuiscono in generale, e non sanno più dove andare a pagare appalti o servizi per sostenere poi le cooperative stesse. Quindi molti si sono poi reinventati e per buttarsi qui in agricoltura. Ma oggi abbiamo bisogno di uno strumento, come quello della legge regionale con cui siamo in discussione in questo momento, che possa abbinare due cose, perché io ho bisogno di avviare un servizio e di comprarmi anche una motozappa. E quindi abbiamo bisogno che l'agricoltura sociale sia in questo momento riconosciuta a livello regionale, perché lo è a livello nazionale, però a livello regionale c'è bisogno di uno stati. Dal forum, questo, perché vi racconto questo? Perché dal forum regionale sull'agricoltura sociale alcune realtà ci siamo unite e abbiamo creato il marchio Bontà Comune. È il primo marchio regionale di rete di agricoltura sociale, siamo 4 cooperative sociali in diversi ambiti, c'è una comunità di ragazzi tossicodipendenti, ci sono gli sperati di un'accoglienza, ci siamo noi che lavoriamo anche con i ragazzi con i migliori del penale, e poi c'è una cooperativa che lavora nel campo della disabilità. Abbiamo tutte le cooperative dei terreni, li coltiviamo, e una parte di quello che coltiviamo abbiamo deciso di trasformarlo e di farlo diventare delle conserve. Perché oggi di economia parliamo. Possiamo parlare tantissimo di sociale, di come è bello portare i ragazzi disabili o come un ragazzo, un minore del penale a 18 anni, che è in carcere perché se le fatte tutte, dal furto con scasso alla rapina, alle auto, ai tir. A quel ragazzo, se non diamo una possibilità, dopo che è uscito dal carcere, è finito lì. Lo è come i ragazzi a Nardò, chi lavora nell'agricoltura sociale ha bisogno di dare una possibilità dopo, e possibilità significa stipendio, significa lavoro. Se non si crea economia, se non si crea lavoro, tutto il lavoro fatto alle spalle è inutile, perché prima o poi il servizio di un anno fatto con i ragazzi tossicodipendenti, con i piani di zona, che ti danno 300.000 euro in un anno per gestire quel progetto, dopo un anno è finito e 10 ragazzi tornano a casa. E invece bisogna lavorare affinché quei ragazzi, o comunque chi è nel circuito assistenziale, venga tolto. Perché poi bisogna avere altre possibilità per recuperarne ancora, ancora e ancora. Altrimenti il settore del welfare diventa un settore asettico, si fanno i progetti solo se ci sono i soldi. Non va bene.
Cioè, no, no. Noi ci siamo su questo. Sfogliamo decine a porte aperte, però il problema è che quando tu metti una pianta in agricoltura non sai mai se quella pianta ti darà un chilo o due chili di pomodoro. Anche volevo aggiungere sicuramente che poi avere lo stesso problema, le spese per contrattualità e lavoro. Ecco, io a questo ci arrivo. Ci arrivo. È importante. Questo invece è un progetto fatto quest'anno, si chiama Pomovero, fatto in collaborazione con Marco Costantino e la bottega dell'Equo Solidale in Puglia. Il progetto Chilometro Vino si era prefissato di portare l'Equo, di spiegare e portare l'Equo Solidale in giro per la Puglia, spiegando quale fosse la filiera del cioccolato più che altro di altri prodotti derivanti dal mercato Equo Solidale. Poi ci siamo seduti attorno ad un tavolo e abbiamo detto: il chilometro vero non si può fermare al sud del mondo, perché non spariscono le persone solamente nelle favelas in Brasile, ma da me, un quarto d'ora dopo che avevo scaricato le arance da me in cooperativa ed ero arrivato al semaforo, hanno crivellato dei colpi 1 a 50 metri. Un quarto d'ora dopo sarei rimasto coinvolto nella sparatoria. Gli Abidjan, lo sappiamo benissimo, un territorio molto caldo, specialmente nell'ultimo periodo a Bari. Le tre sparatorie sono accadute nell'arco di 150 metri della mia cooperativa. Io potevo essere lì, come poteva essere anche il mio collega, chiunque di noi poteva essere lì in quel momento. E allora sviluppare un prodotto che avesse una connotazione forte sul territorio, sicuramente la salsa di pomodoro, perché l'ha accennato Rosa prima, ma in realtà io voglio approfondire alcuni dati fondamentali per capire poi quello che è il nostro lavoro. C'è un personaggio che muove 3.000 persone dalla Sicilia fino al Friuli, per i campi. Queste persone arrivano dappertutto, non solo dall'Africa, ma arrivano anche dai paesi dell'est. La mafia su queste persone sgobba, e questo è il termine tecnico, 40 milioni di euro. Non una chiacchiera, 40 milioni di euro. Perché i 3 euro a beans che diceva prima Rosa sono: un lavoratore in agricoltura deve lavorare 6 ore e 40. 6 ore e 40 significa che ha una paga giornaliera di 15 euro e 75 orarie. Stiamo parlando di 70 euro al giorno. Ma se io sono sfruttato nei campi di pomodoro a 3 euro a beans, vuol dire che per arrivare a quei 70 euro io non lavoro 6 ore e 40, ne devo fare 12 di ore. Se arrivo vivo alla fine della giornata. Perché poi devo pagare per andare a donne, per mangiare, per vivere nel ghetto. Se punta caso, mentre stai lavorando, si taglia una gamba, ti prendono quella gamba, ti scaricano all'ospedale, poi ti vengono a riprendere e ti chiedono anche i soldi perché ti hanno portato all'ospedale. Quindi ci sono delle situazioni oscure che purtroppo a noi, attraverso i media, non arrivano, ma effettivamente ci sono. Perché se andiamo nel Foggiano, a Nardoe, cominciamo ad andare per i pozzi delle campagne, acqua non ce n'è, ci sono le persone dentro. Perché quando muoiono, quella fine fanno per fare sparire. Quindi oggi comprare una salsa di pomodoro che sia la nostra o la loro ha una connotazione molto più pesante di quella salsa a 49 centesimi al supermercato. Noi la nostra la vendiamo a 2,50 euro certificata bio, ma perché 1,10 euro mi costa la trasformazione della bottiglia di vetro, 60 centesimi se ne vanno per il pomodoro, perché per fare una bottiglia di salsa ci vuole un chilo e mezzo di pomodoro. Poi devi mettere l'etichetta, poi devi mettere il rischio aziendale, perché tu hai messo 12.000 piante, ma siamo sicuri che 12.000 piante ti portano 2 kg di pomodoro? No, assolutamente. Quindi oggi avere un'attenzione a quella che è il prodotto è sicuramente da parte nostra una scelta non solo di mangiar sano, ma è una scelta critica. Non pensate che l'olio di palma è uscito da tutta questa ambaradana sull'olio di palma perché l'olio di palma fa male. Ci sarà sicuramente qualche azienda di olio di palma che deve morire da dietro. E funziona così. A 49 centesimi io mi domando quanto cavolo pago nel vetro. Perché io non riesco a spiegarmi quanto pomodoro c'è in 49 centesimi. Non c'è. Certo. Non c'è. Questo è quello che facciamo noi, ovvero abbinare l'agricoltura sociale. Quindi non solo attraverso quello, noi abbiamo sui 2 ettari abbiamo una struttura e quindi tagliamo e vendiamo le verdure lì sul posto quando ce le abbiamo, perché capita che fra l'inverno e l'estate e viceversa il prodotto non ce n'è perché c'è cambio orto, e portiamo avanti questa filosofia non solo del mangiare sano, perché oggi personalmente dico che bisogna spendere meno in medicine e più in cibo, ma soprattutto perché se io conosco la filiera che, da cui prendo il prodotto, ho una coscienza diversa da quello che sto acquistando.
Nel nostro terreno abbiamo un'esperienza, ci sono gli orti in gestione, abbiamo 18 orti date a 18 famiglie che coltivano il terreno direttamente. Non ti pago l'orto e me lo vengo a raccogliere, no no, da noi si zappa vero. Ma questo, il discorso dell'orto non è una situazione prettamente economica, è una situazione che poi ci ha portato a creare una comunità sul progetto. Perché chi è venuto a zappare, a vedere come si zappa un orto, alla fine si è reso quando dice, cacchio ragazzi, qua si scatta. Allora, veramente ragazzi, forse non abbiamo bisogno di una mano. E quindi non è tanto il costo economico dell'orto in affitto, ma in realtà è proprio la gestione della comunità che si crea dietro, delle persone che entrano da noi e si preoccupano di quello che facciamo, perché non vengono solamente a prendere il chilo di pomodori o il mezzo chilo di funghi, vengono coinvolti all'interno della cooperativa. Noi in questo momento stiamo sviluppando col carcere minorile di Bari una serie di attività, già facciamo le messe alla prova, ovvero alcuni ragazzi del circuito del penale vengono da noi per dimostrare al giudice che possono essere reintegrati nella comunità di appartenenza e quindi fanno un periodo di 6 mesi, 1 anno, in cui si mettono a disposizione, alcune volte retribuiti dal comune, altre volte no, per poterne uscire. Ma il nostro stare in campo non è solamente prendi la zappa e datti da fare, il nostro stare in campo è comunque una rieducazione, una riabilitazione della persona, perché se io sto lì e non punto a dirvi guarda che quello che hai fatto prima è quello, invece quello che puoi fare oggi è questo, abbiamo perso. Io adesso ho un ragazzo che molto probabilmente è appena uscito dalla comunità e entra di nuovo in carcere perché non ce l'ha la testa. Ne abbiamo avuti 2 o 3 invece, con cui ci sentiamo ancora oggi, che piano piano, con piccoli sforzi, la loro strada l'hanno trovata. Ma è difficile, perché oggi tirar fuori uno stipendio è tosta. Perché io dico sempre, quante zucchine devo vendere in un mese per tirar fuori uno stipendio al netto? Una marea. Vi lascio, questo è un ravanello cresciuto nel nostro orto spontaneamente a forma di cuore. È stata una scoperta indicibile, abbiamo riso tutto il giorno quando l'abbiamo trovato, perché che vuoi, sarà un segno del destino. E per sottolineare il lavoro della rete, che è un lavoro fondamentale per quello che ci riguarda, soprattutto nell'ambito sociale, vi lascio con la fotografia sua, è un asinello di una masseria sociale che ospita ragazzi con disabilità, dove si fa omoterapia. Questo sorriso è un sorriso che ci accompagna sempre, perché nonostante le difficoltà, nonostante la burocrazia, nonostante tutto quello che è la difficoltà per portare avanti oggi un'azienda, perché di questo parliamo, solo di carte ci vorrebbero una serie di accendini perché non ce la si fa più, però la voglia di dare una possibilità non solo agli altri, ma anche a noi stessi, perché non siamo ipocriti, anche noi lavoriamo in cooperativa, quindi dire metto il ragazzo disabile o metto il tossicodipendente non ha senso se poi non si parla di comunità tutto tondo. Questa è la forza che ci fa andare avanti per portare avanti un progetto che è difficile nella sua complessità, ma che sicuramente a livello sociale dà un risvolto molto 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 positivo. Grazie a tutti. Grazie a te Aldo, grazie a tutti e tre per il contributo importante che avete portato in questa giornata, che mi pare sta venendo bene, guardo lì, come sta andando? Benissimo. Ok. E adesso l'ultimo intervento, abbiamo detto stamattina inaugurando questa giornata che questi temi stanno progressivamente entrando nel dibattito pubblico, nelle politiche pubbliche e anche nella nostra regione. Qui abbiamo un esempio adesso, perché Anna Maria Candela, che è la dirigente assessorata al welfare della Regione Puglia, vi parlerà di un programma che stanno presentando in questi giorni tutta la Puglia, cioè pomeriggio a Monopoli, e che riguarda appunto il sostegno, la promozione di interventi di innovazione sociale e in particolare in questa prima battuta di sharing economy e welfare collaborativo sul nostro territorio. Anna Maria. Grazie. Io sarò breve, questa volta è vero, perché diciamo è oggettivamente tardi e proverò, tra l'altro diciamo il compito è molto facilitato dal dover intervenire dopo di voi, perché insomma in genere diciamo che Puglia Sociale In è nato perché ce lo chiede l'Europa e ce lo chiede la riforma del terzo settore,
oggi, senza retorica, credo di poter dire che Puglia Sociale Inn è nato perché ci sono realtà come le vostre, che hanno fatto i percorsi che hanno fatto e sono comunque preziosi, nel senso che non credo si possa rinnegare nulla di quello che in questi, anzi, diciamo, è una delle ragioni per cui Sergio e Daviano vengono qui ad attestarci che la Puglia è sicuramente una pentola in ebollizione su questi e su altri temi affini. Quindi senza rivelare nulla di quello che si è fatto fino ad ora, però davvero Puglia Sociale nasce, diciamo, a seguito di un ragionamento che è partito dalle nostre esperienze. Sapete, diciamo, che io personalmente sono 12 anni che mi occupo di welfare, che oggi, non 12 anni fa, possiamo chiamare welfare tradizionale consolidato, con tutti i limiti che questo welfare ha, e dall'altro lato, diciamo, da una decina d'anni mi occupo all'interno dello stesso assessorato di gestione dei fondi strutturali, e per definizione con i fondi strutturali si fanno interventi addizionali, cioè aggiuntivi rispetto alla finanza ordinaria. Guai a parlare di gestione, devi fare solo l'investimento, poi campi d'aria, nel senso che poi la sostenibilità come si fa? Diciamo, abbiamo sempre lavorato nell'ottica di dire ok, le risorse che abbiamo sono risorse aggiuntive e che devono sollecitare nuovi investimenti. Questa cosa, diciamo, quando è strettamente collegata a un servizio già formalizzato e ad una domanda, quindi a un segmento di mercato che già esiste, con molta probabilità, con buonissima probabilità, poi cammina da sola. Faccio un esempio concreto: se finanzio un asilo nido, diciamo, è difficilissimo immaginare che resti senza bambini, che resti senza le risorse per sostenere il pagamento della renta dell'asilo nido, eccetera. Quindi perfino la leva sulla domanda per fare in modo che quell'asilo nido sia pieno, perché la piena occupazione dei posti nido significa stabilità dei posti di lavoro, significa eccetera eccetera. Questo però è un investimento che diciamo, appunto, guarda a servizi strutturati, formalizzati, con un quadro di regole chiare, un mercato, adesso un mercato ovviamente tra virgolette, quando parliamo di servizi alla persona parliamo quantomeno di mercato amministrato, però un mercato, un luogo dove si incontrano domanda e offerta, che è molto regolato, fin troppo direbbe qualcuno. Poi però ci sono tutta una serie di investimenti, ma anche di sollecitazioni, che da altri programmi, ora guardo Marco per altre ragioni, per un altro cappello che non è quello che ha rappresentato, che ha portato qui oggi, però tutti gli interventi delle politiche giovanili degli ultimi anni, della ricerca e innovazione degli ultimi anni, dello stesso assessorato al welfare, Piero citava Puglia Capitale Sociale, eccetera, sono stati comunque palestre straordinarie. Vi dirò di più, e non vi sembri, diciamo, posso dire, piaggeria nei vostri confronti o retorica rispetto a noi, palestre non solo rispetto al territorio regionale, ma molto anche rispetto al tipo di lavoro che noi burocrati pubblici dobbiamo svolgere, nel senso che provare a incastrare un quadro di regole e di strumenti che, diciamo, è altro che accendino. Io ho pensato a darmi più pesanti, l'accendino ti assicuro che non basta, diciamo, devi almeno fracassare qualche hard disk, se no non ce la puoi fare, diciamo. Quindi voglio dire, è stata una palestra anche per noi, perché la sfida di provare ad incastrare regole micidiali, perché qui sì, ce lo chiede l'Europa, nel senso, certo, l'Italia ci ha messo del suo nella complicazione del sistema di regole e di strumenti per il monitoraggio, i controlli, eccetera, ma dall'altro lato cercare di capire come quello stesso impianto di regole non atterra nello stesso modo su un'impresa con le spalle larghe, così come su un'associazione che prova a muovere i primi passi e sta rischiando del suo, non i soldi di Banca Etruria o di particolare Venere. Vabbè, no, quella non la cito.
sta rischiando del suo. Allora è evidente che questo tipo di progetti sono stati molto importanti perché hanno sollecitato il territorio rispetto anche, non solo perché ho citato ricerca e innovazione, quindi rispetto all'innovazione davvero vista a 360 gradi, cioè che tocca l'innovazione tecnologica e quella anche più immediatamente percepibile, ma che sollecita tanta innovazione sociale, che è quella meno percepibile perché è quella più spalmata in tutti i settori di attività economica e in tutti i momenti della vita quotidiana delle persone, in tutti i luoghi della vita quotidiana delle persone. Pensate a che cosa sono i processi di rigenerazione urbana, anche a proposito di quello di cui avete discusso nella prima parte di questa mattinata, cioè dell'amministrazione condivisa di beni comuni, di come l'opportunità di un luogo vuoto e non utilizzato può diventare una miccia. E diventa una miccia non solo e non tanto perché c'è una linea di finanziamento che ti consente di fare questa cosa, ecco, parliamo di Officina degli Esordi, cioè se questa cosa fosse stata solo ristrutturata senza un'idea e senza metterci un poco di anima, come diciamo solitamente, sarebbe stato un contenitore che prima o poi o sarebbe andato in disuso oppure sarebbe successo poco altro. Avere dei processi che realmente coinvolgono le persone oltre che i professionisti dei diversi settori di attività di cui parliamo, è sicuramente una garanzia di maggiore efficacia, oltre che di qualità. Questo può sembrare una dichiarazione di principio, ma sicuramente di efficacia e di, come posso dire, durata nel tempo, che non è solo sostenibilità gestionale e tanto altro. Ora, dopo alcuni anni passati a sollecitare il territorio regionale in tutte le sue articolazioni con i diversi programmi regionali, diciamo, noi ci siamo ritrovati con, da un lato, a proposito di ce lo chiede l'Europa, tre linee di azione all'interno del programma operativo regionale 14-20. Due Fondo Sociale Europeo, una FESR, è importantissimo, a proposito di quello che diceva lui sul fatto che l'investimento l'ho fatto, ma poi la gestione, che non significa assistere nella fase di gestione, ma significa preoccuparsi di che cosa significa lo start-up di quell'investimento consolidato, diciamo. Quindi due azioni FSE, un'azione FESR che nei loro titoli più arzigogolati, diciamo, recano economia sociale, sviluppo dell'innovazione sociale e animazione territoriale per processi appunto di innovazione. All'interno poi ci sono anche gli strumenti di finanza innovativa, eccetera. Su queste parole chiave abbiamo detto possiamo procedere come abbiamo sempre fatto, però ogni azione cominciamo a fare i bandi, chi ha idee le tira fuori, però questo avrebbe portato a due, diciamo, sicuramente a due situazioni. Chi usciva da un percorso lavoratorio dal basso, da un Puglia Capitale Sociale, che aveva già in qualche modo innovato, sicuramente sperimentato delle cose, avrebbe detto ok, trovo qui l'aiuto per fare un altro passettino, poi trovo un'altra cosa, senza probabilmente aiutare o indurre noi stessi un ragionamento più sistemico, cioè forse nel 2017, o meglio 2018, nel senso che ci stiamo concedendo questi mesi di avvio, ma sarebbe forse il caso nel 2018 di sollecitarci tutti a vicenda, non soltanto su come si finanzia il momento dell'idea e dell'innovazione, cioè dell'accensione della miccia, ma anche come ti aiuto a immaginarti all'interno di un mercato, se il mercato c'è, perché poi non parliamo soltanto di soluzioni innovative che danno luogo a specifiche aree di business, quindi appunto di produzione di valore economico, ovviamente insieme al valore sociale, ma potremmo trovarci di fronte a moltissimi interventi, a moltissime iniziative che producono più valore sociale che economico, e allora lì il tema è anche come coprire i costi della produzione di valore sociale, cioè ora pensavo alla tua esperienza, ma quanto valore sociale produci e chi ti paga quel valore sociale? Adesso non è polemica ovviamente, tu hai detto abbiamo
remunerato, a un certo punto mi ha molto colpito, cioè tutti quanti noi ci siamo più o meno impegnati in politica, quando pensiamo ai voucher non pensiamo a una retribuzione giusta, pensa che voi partivate da una situazione talmente allucinante che il voucher sembrava una retribuzione giusta, e non è quello, cioè lo dico... Posso per dire che sono dimenticata di dire che siamo passati dai voucher, perché eravamo appunto una realtà di inizio, agli inizi, a fare per assolutamente tre articoli quest'anno con questa paga. Però pensa al costo. Per no, 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 ma guarda, volevo solo dire questo. No, no, è giusto quello che dici. Che voi siete passati dallo sfruttamento assoluto che avete trovato al voucher che vi sembrava già un salto di qualità enorme, e noi tutti quanti lo guardiamo invece come uno strumento, diciamo, un po'. No, dipende come lo usi, però. Esatto, intanto non paghi un'ora per 10, ma ne fai 10 ore di voucher. Ti voglio dire però che per fare un ulteriore salto di qualità, cioè il contratto, tu sostieni dei costi enormi che non sempre riesci a coprire, volevo dire questo, ecco perché, che non sempre riesci a coprire con il ricavo di quel prodotto, e tu però stai facendo valore sociale anche, non solo valore economico. È un sacco di lavoro che non riesci a pagare. Che non riesci a pagare, esatto. Quindi il tema è anche quello di provare a capire come supportare in realtà ed iniziative innovative per tante ragioni, appunto, come avete visto, mi fa piacere che si tratta di tre esperienze che hanno fatto tanta innovazione sociale e che non hanno evocato la leva tecnologica, non perché dobbiamo demonizzarla, ma perché spesso c'è tanto equivoco rispetto a, siccome la parola innovazione si porta dietro tecnologia, poi è vero che le piattaforme digitali hanno cambiato moltissimo, qui dice Marco, hanno cambiato moltissimo anche alcuni percorsi, però voglio dire che tanta innovazione si fa anche senza tecnologia. Allora, tante di queste innovazioni avranno bisogno e hanno già bisogno di un ragionamento più complessivo da parte dei soggetti pubblici, ma mi permetto di dire anche da parte degli istituti di credito, anche se qui ho un piccolo conflitto di interesse familiare, quindi mi sto zitta. Abbiamo bisogno. Anche manca prossimo. Non è mia sorella. Bisogna che il soggetto pubblico, l'istituto di credito, ragionino anche di, diciamo, della dimensione complessiva dell'investimento e della dimensione complessiva del valore che si produce. Tutto questo per dire che cosa? Che il programma, quindi alla fine parlo del programma, il programma intanto non è un bando, il programma è una cornice più ampia all'interno della quale abbiamo ovviamente inserito le tre azioni, ma anche alcuni input che il quadro normativo nazionale e una serie di altre vicende in corso di svolgimento ci stanno portando a mettere a fuoco. Ora cito la riforma del terzo settore perché ovviamente è quella che ci interessa di più anche rispetto alle implicazioni importanti che lo sviluppo dell'impresa sociale può portare per la stabilizzazione e il consolidamento di molte esperienze innovative nate magari all'interno di organizzazioni più fragili, non più stupide, ma più fragili da un punto di vista fiscale, giuslavoristico, piuttosto che, diciamo, di altro tipo. E per fare in modo che sostanzialmente diversi strumenti e diverse leve per la promozione dell'innovazione sociale e per la nascita dell'economia sociale possano intervenire sulle stesse progettualità e nello stesso momento, comunque con un cronoprogramma coerente. Qui mi aiuto con un esempio. Se facciamo con un progetto di agricoltura sociale un grande sforzo, che sia stato il comune, la regione o chi altro, fondazione con il sud, insomma qualunque soggetto pubblico o privato fa un grande sforzo per fare inserimento socio-lavorativo di ragazzi disabili, visto che li avete citati, e alla fine del progetto non è pronto nulla per consentire che, non per continuare ad assistere quelle esperienze, ma per consentire che quell'esperienza possa fare il salto di qualità, per esempio assumere
quei ragazzi, ovviamente in presenza di un business che mi pare di capire è l'unica cosa che non manca all'interno di quell'esperienza, sarebbe necessario non dover aspettare i prossimi due anni e la fine del programma 14-20 perché qualcuno si accorga che siccome sono avanzati dei soldi allora possiamo attivare l'ordine occupazionale, così spendiamo velocemente l'FSL e le rimettiamo. Sarebbe necessario sapere e far sapere a chi sta facendo oggi un investimento che tra 6 mesi il tuo prossimo passaggio, non in termini di assistenza, ma in termini di crescita, è la dote occupazionale per stabilizzare quelle persone. Oppure tra 6 mesi, dopo aver sviluppato il prototipo di qualcosa che adesso non mi viene, devi accedere a uno strumento di aiuto, di finanziamento diretto o a leve finanziarie diverse, a strumenti creditizi diversi per poter fare un salto e mettere in produzione il prototipo su cui hai lavorato in termini innovativi. E guardate, questa cosa è tutt'altro che banale, anche perché, diciamo, anche andando in giro in queste settimane, spesso abbiamo sentito, vabbè, ma tanto il microcredito ce l'abbiamo a livello nazionale, quest'altra cosa ce l'abbiamo, il finanziamento delle start-up ce l'abbiamo. Poi scopri che ci sono moltissime realtà che per le caratteristiche che hanno non hanno ancora una, e diciamo noi non faremo un istituto di credito non solo per i conflitti di interesse di qui sopra, ma ci stiamo interrogando su che cosa significa attivare strumenti finanziari per realtà che faranno scommesse ben più complicate, consentitemelo e non c'è nessun giudizio di valore, ma ben più complicate di quelle che deve fare Black Shape per produrre aerei in carbonio. Perché quelli, diciamo, è più facile, perdonatemi, sto dicendo che ci sono molte meno implicazioni e molti meno costi non visibili ma enormemente più elevati da dover coprire e anzi assicurare per lo sviluppo pieno di quel progetto. Cioè, quando non parliamo della produzione manifatturiera per quanto innovativa e ci mettiamo dentro la produzione di valore anche nella produzione manifatturiera, nella produzione agricola eccetera, di valore sociale intendo, abbiamo bisogno di utilizzare leve diverse, abbiamo bisogno di sollecitare una collaborazione diversa pubblico-privato, che non è solo mi avanzano i soldi nel piano di zona, fammi 10 borse lavoro, adesso non so se è andata così, però me li immagino più o meno così, ma è un coinvolgimento diverso in una logica di investimento che non è di spesa ma è di investimento, ed è una cosa molto diversa su cui le nostre amministrazioni locali non sono, diciamo, secondo me ancora tutte, non tutte diciamo, pronte, almeno sono poche quelle già pronte, volevo dire, a lavorare. Allora, Puglia Social Green è prima di tutto un incubatore per far crescere risorse umane, lato pubblico e lato privato e privato sociale, è un contenitore in cui trovare gli strumenti finanziari che il territorio ci segnalerà come importanti. Esiste un problema di sottocapitalizzazione di imprese che superano il quinto anno, perché fino al quinto anno sembra che di strumenti differenti per accedere al credito ce ne siano. Bisogna vedere se per tutti o per alcune tipologie di imprese no. Bene, lavoriamo sullo step successivo, allora andiamo a individuare strumenti finanziari che la legge consente e lavoriamo su quelli. Abbiamo bisogno di sperimentare altro, abbiamo bisogno di accompagnare organizzazioni di volontariato e di promozione sociale a specializzarsi e a fare un salto anche in termini, in una logica produttiva che non è da che ne dica fiero. Che non è da demonizzare, perché se una logica produttiva consente di assicurare un presidio addirittura più forte alla dimensione del valore sociale, siamo tutti più contenti, questo è sicuro. Purtroppo bisogna occuparsi del vieco business, ogni tanto anche noi dobbiamo fare economia, qualcuno è più contento, qualcuno meno, ma ci sta. Però a parte questo, il programma Puglia Sociale In nasce per, diciamo, intercettare in un modo più sistemico soluzioni innovative già sviluppate, innovazione sociale già sviluppate, ovvero sollecitare nuove soluzioni
in risposta a bisogni che sono quelli di una comunità, di una persona, di una famiglia, che forse già conosciamo, ma molti altri potrebbero emergere, talvolta emergono anche in risposta a soluzioni che magari non erano mai state finalizzate rispetto ad un determinato bisogno. Quindi sicuramente solleciteremo ancora esperienze e innovazioni sociali, ma in una logica sistemica, cioè non innovazione per innovazione, ma innovazione per generare quel valore aggiunto che dal punto di vista regionale, ma dal punto di vista pubblico più in generale, significa ragionare anche di che cosa c'è oltre il welfare consolidato. Guardate, non in alternativa al welfare consolidato perché si riducono le risorse pubbliche. Non è vero, purtroppo non crescono, ma non si stanno nettamente riducendo le risorse pubbliche. Piuttosto non crescono a fronte di bisogni che invece si moltiplicano e sono molto più elevati. Rispetto ad alcuni bisogni, togliamoci dalla testa la retorica che il pubblico deve intervenire. Ci sono risposte alle quali il pubblico non può assolutamente rispondere, insomma, non può assolutamente fornire, perché le modalità richieste per la risposta, la quantità di investimenti, le modalità degli investimenti necessari, il grado di coinvolgimento dei soggetti privati, la necessità di responsabilizzare, lo dico nel senso positivo, non nel senso residuale, tutti gli attori, famiglie, risorse umane comprese, richiede modalità di intervento che la gara pubblica per l'affidamento di un servizio proprio non contempla. In questo senso ci immaginiamo che Puglia Sociale In possa anche sollecitare molte amministrazioni pubbliche a ripensare il partenariato pubblico-privato, che per un funzionario pubblico medio, magari un po' più preparato, è sempre leasing in costruendo, project financing, cioè è sempre stato pensato solo per i building, per le grosse costruzioni. Invece il partenariato pubblico-privato è, diciamo, il social impact investing in questo, in Italia ancora non ci sono delle vere esperienze, diciamo, se non dei buoni pensieri, ma delle esperienze già realizzate, intendo concluse, alcune cose cominciano a muoversi. In altre regioni europee, in altri paesi europei, il social impact investing ormai, diciamo, è una delle modalità, non è quella più diffusa, estremamente complessa, eccetera, ma è una delle modalità con cui mettere insieme investimenti pubblici e investimenti privati, non con la logica di fare la somma di due valori, ma con la logica di davvero trasformare spesa pubblica in investimento, che è secondo me la vera sfida, prima culturale e poi tecnica da un punto di vista della strumentazione. Quindi davvero ci immaginiamo che a crescere in questo programma non siano soltanto le associazioni di volontariato e di promozione sociale per alcuni dei percorsi che penseremo con loro, piuttosto che le start-up per alcune delle cose che appunto avvieremo tra poco. Ci immaginiamo che le sollecitazioni potranno essere davvero tante e per come sono articolate le tre azioni del programma operativo, veramente il mix di risorse FES ed FSE anche sugli stessi progetti e per le stesse proposte innovative potrà consentire di disegnare scenari leggermente più ampi. Come partiamo? Stiamo partendo in particolare con due call, la call for ideas e la call to action, che in realtà servono per animare il territorio su questi temi. Ci stanno dando l'occasione già di andare molto in giro a confrontarci con piccole e grandi realtà che già stanno lavorando su questo, e servono in particolare per individuare soluzioni innovative in termini di idee oppure più definite in termini di progetti, non con l'obiettivo di finanziarle. Gli avvisi pubblici arriveranno tra poco, adesso ci concediamo tutti il lusso di capire da dove stai venendo, che percorso hai fatto a seconda delle diverse opportunità che hai potuto intercettare negli anni della tua nascita, se sei una realtà già esistente, ovvero perché, che cosa ti immagini di cambiare con una soluzione innovativa e che cosa ti serve per fare il salto dall'idea al progetto, dall'idea all'investimento, in modo tale da, diciamo, fare un'azione di, se volete, di ascolto banalmente, ma non è così banale, molto più strutturata e rivolta soprattutto ad accompagnare tutta una serie di soggetti, perché lui, ora che esce il bando, il formulario tra virgolette lo sa già riempire perché ha in testa un contenuto forte, ma ci sono molti soggetti che, se dovessero vivere il bando con
come la necessità di compilare un formulario non farebbero un passo oltre il finanziamento. Noi abbiamo bisogno di accompagnare soprattutto quei soggetti, infatti l'idea di selezionare idee e progetti innovativi serve proprio per cominciare ad avviare dei progetti di o accompagnamento allo sviluppo di, appunto, degli interventi, oppure di accelerazione per quelle realtà già esistenti, in modo che tutti siano in grado di esplicitare i bisogni di cui noi abbiamo di cui noi dobbiamo avere evidenza per costruire in modo appropriato soprattutto le azioni legate ai finanziamenti e agli aiuti, ma dall'altro lato abbiamo bisogno di capire davvero come l'intera filiera istituzionale può, e qui ci metto anche i soggetti privati del credito, può supportare queste realtà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, perché insomma anche il programma di buono ha anche un programma di lungo respiro nel senso i tempi temporali. Quindi diciamo ci auguriamo davvero che questo sia il terreno fertile per la crescita, in questo caso delle vostre tre realtà, la crescita che vorrete, perché non sempre l'evoluzione di queste cose è business, anzi bisogna tenere tante volte anche al riparo del loro business alcune esperienze, ma la crescita che vorrete nel senso della stabilità anche di queste iniziative. La ricerca, io ho combinato la ricerca, ma come che hanno espresso queste tre diciamo esperienze, e immagino una delle cose che voleva fare il progetto è anche mappare tutte le esperienze che sono presenti sul territorio, riflette una vitalità appunto sociale molto, molto elevata, molto da, e credo che questo tentativo istituzionale di trovare i meccanismi per sostenere queste attività, queste esperienze, sia una chiave di volta importante, perché appunto diciamo la vitalità spontanea è sempre da apprezzare, da valutare positivamente, ma naturalmente, come ha detto giustamente la dirigente regionale, molte esperienze non riescono a sostenersi o ad essere sostenibili nel tempo. Credo che ci sia molto spazio per lavorare su questo, e diciamo naturalmente, ma forse lo saprete meglio di me, tutte queste esperienze vanno valorizzate e naturalmente incontreranno, immagino, dei limiti, incontrano dei limiti concreti che sono quelli appunto di rendersi stabili, di mi ha fatto molta impressione questa la tua, diciamo, questo, la scelta che avete fatto di non entrare nella distribuzione. Insomma, questo mette anche sono scelte molto forti, e devo dire scelte politiche molto forti, che quindi io credo che questa dimensione della politica debba anche rientrare in questo discorso, che spesso è lasciato al volontarismo, alle buoni propositi magari di singoli, e invece penso che noi dobbiamo anche infrastrutturare queste esperienze, cioè metterle su una visione politica forte di lungo periodo che vogliamo, che penso che qui in questa stanza sia abbastanza condivisa, ma che va sicuramente però diffusa sul territorio. Io vi ringrazio veramente intanto per la partecipazione, ringrazio gli ospiti per le loro esperienze, spero che sia stata insomma almeno questa prima parte utile per le cose che ciascuno di noi fa in diversi ambiti, e quindi veramente grazie a tutti.